Ue, ue, buonasera cari massivi e massive, benvenuti a un nuovo streaming sera, serale di MMO.it. Io sono Plinius e stasera festeggiamo è sabato. Ecco, per chi non esce, per chi non ha vita sociale, eh, festeggiamo con uno streaming un po' chill, ma neanche troppo chill, perché io poi alla fine stasera eh, continuo Elden Ring, perché come sapete questo gioco è enorme, eh, l'open world di From Software ha tantissime cose da fare. E, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti perché davvero c'è un. Sono rimasto, io sono ancora indietro. E, e in particolare stasera, devo esplorare l'altopiano di Altus, in inglese, chiamato in inglese Altus Plateau. Eh, quindi, eh, ragazzi, stasera Elden Ring. E intanto, chiacchieriamo tra di noi. E se volete unirmi a me, siete i benvenuti. Quindi, mettetevi comodi. Buonasera, Sasuke, che dice: Non stai a vedere la finale di Eurovision? No. Non, non sto a vedere. Non sto guardando la fine di Eurovision. Anche perché. Eh, allora, a me l'Eurovision interessa come evento e come atmosfera, dato che si svolge qui a Torino. E noi, si, noi siamo di Torino. Eh, però della musica in sé anche sti cazzi. Nel senso che io, sinceramente, ho sentito qualcosa e quel poco che ho sentito mi ha fatto. Del tutto cagare, devo dire. La musica dell'Eurovision Song, quindi, non, sicuramente non mi sembra musica di livello molto alto. Ecco, eh, l'ho detto, l'ho detto, e quindi adesso direi che possiamo iniziare. Mi sono tolto il sassolino dalle scarpe. Vi ricordo che di Elden Ring noi abbiamo pubblicato una news con tutti i dettagli ehm, che vi linko in chat. Improvvisamente sono diventato scurissimo. Scusatevi. Eh, ma soprattutto, prima di cominciare, vi ricordo anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di followarci qua su Twitch e, soprattutto, di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e per sostenere i progetti editoriali di Mmo.it progetto del tutto indipendente. Quindi, avanti così. E stasera ci facciamo un sabato NED come piacciono a noi, live chill E d'altronde Elden Ring non si finirà da solo Quindi bando alle ciance passiamo alla schermata del giuego Ecco allora appunto ricordo la recensione di Elden Ring, tutte le news che trovate su MMO.it E dopodiché Ecco qua allora, aspettiamo un attimo che metto il a gioco. E ci siamo ci siamo. Poi ovviamente dovete um, dovrete darmi, darmi un feedback se. Madonna se è alto il volume. Se ne vedete se sentite bene, evviva stregoneria! Uh, cerco di dammelo anche da solo il feedback. Vediamo un po', faccio un po' di rumore. Forse il volume del gioco è leggermente alto, lo abbasso un po'. Niente, e siamo pronti a continuare Allora, questo è il mio PG Sempre il mio il buon vecchio samurai Con la katana Che utilizzo sia a due mani che accompagnata dallo scudo Luci katana, ad essere precisi Super potenziata eh, Sono già andato lì dal tizio e l'ho fatta potenziare Com'è che si chiama? Wow. It's all say. Your arms Maestro Fabbro Hugh, Tu Ecco, potenziamento, ecco, vedete, ce l'ho già a più, più 15, l'Ucci Ce l'ho a più 16, l'Ucci incisiva a più 16 E col prossimo potenziamento lo porterò a più 17 Ovviamente non è facile trovare gli oggetti richiesti Amico, eh, lo so Eccolo, buonasera Palantir, eccoci col settimo mese Grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore Top, avanti così, verso i 100 postumani e oltre che eh, purtroppo siamo, siamo scesi molto al di sotto, dobbiamo tornare. Qui invece c'è Roderica, eh, questo personaggio che mi interessa per la sintonia spiritica. Uh, appunto, per potenziare di fatto una cenere, una cioè un, comp un compegno che si può evocare. E io di fatto l'altra volta nell'ultimo streaming che ho fatto so proprio una settimana fa. Sapete che ormai sabato sera c'è un po' questo format delle live chill, streaming chill. E io ogni sabato sera se non ho impegni se non esco, continuo il Den Ring. Um, e eh, giusto l'altra volta avevo avevo lutato da, 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 da Nocron Città Eterna. Avevo lutato le ceneri di, di lacrima riflessa mimictia in inglese che è sicuramente la, diciamo la cenere più forte del gioco e adesso va potenziata al massimo anche il buon ask mi ha consigliato di potenziarla più che riesco al momento io l'ho potenziata a più 6 no al momento più 5 mi piacerebbe potenziarla a più 6 però il problema è che per farlo mi servono degli oggetti che al momento mi, non ho purtroppo mi mancano in particolare, oggetti richiesti oltre alle, alle rune, vabbè, quelle le posso ottenere senza problemi. Il problema è che devo trovare mi servono 6 convalerie spettrali. Allora, io qui chiedo anche il vostro aiuto se in chat c'è qualche esperto di Elden Ring, qualcuno che l'ha già finito. Se vi ricordate dove si trovano queste maledette convalerie spettrali, perché ne avevo un po', quelle che avevo le ho spese tutte per potenziare appunto la mimimctia. Però me ne servirebbero altre perché la voglio potenziare al massimo ovviamente Grazie a voi, oh, grande palantie Dato, ehm, datemi solo un attimo, prendo un fazzoletto e poi partiamo subito a bomba col gioco Eccomi, allora... Vabbè, troveremo giocando, se non le convalerie spettrali. Allora, il mio prossimo obiettivo è l'Altus Plateau, come dicevo prima, in, in inglese chiamato, cioè in inglese Altus Plateau, in italiano l'altopiano di Altus, appunto, eh, che si trova, si trova qui. Sostanzialmente, oltre a il grande Montakaiki di Dectus. Che io uh, ho finalmente potuto aprire avendo entrambe le parti del medaglione, uh, servono due metà, entrambe le metà del medaglione, e si arriva al colle prospiciente l'albero madre. O, oppure uh, andiamo al grande Montakaiki di Dectus, così da lì poi scegliamo dove continuare. Allora, sì, questo l'ho fatto vedere l'altra volta Strada Maestra di Bellum Bellum Crew Uh, una bella giornata Buona giornata No, quella è Diablo E io qua avevo aperto le porte Ho aperto il grande montacarichi Ho preso il montacarichi, in pratica ve lo, faccio, ve lo faccio vedere perché è una cazzin molto bella Qui, fatemi controllare se devo fare qualcosa No Fatto tutto, allora. Mi piace molto il mio PG, devo dire, come sta venendo esteticamente. È un vero nobile, è un cav cavaliere cariano. Solleva il medaglione. Vediamoci, sta cazzin. Alla salute. E si va, si sale. Tra l'altro, io non ho ricevuto feedback audio. Quindi immagino che il volume vada bene. Se ci fossero problemi, ovviamente, fatemelo sapere. Oh, che bello! Guardate che bella luce! Questa è una bella zona, finalmente stasera ci esploriamo una bella regione Mentre l'altra volta vi avevo fatto vedere Nokron Città Eterna Che per carità artisticamente è artisticamente bellissima anche quella Però è molto più dark, molto più cupa ovviamente perché è una città sotterranea Più avanti vista splendida, bene Buonasera Bidisilma, buonasera a tutti Però sempre belle le ambientazioni di questo gioco, no? Assolutamente, vabbè, questo gioco è... <coughs> Ha una direzione artistica eccezionale, veramente ispiratissimo. Infatti, capolavoro. E abbiamo anche pubblicato, ricordo, la recensione. E sì, no, assolutamente stupendo. Lì c'è l'Albeo Madre, che poi alla fine sarà il, grande, il nostro ultimo obiettivo. E qui, sì, qui c'è l'Endel, la capitale. La capitale che è insomma, una parte importante anche del gioco che ci attende. Allora, um... Niente, esploriamo. Esploriamo, e magari inizio. Andiamo verso nord, le rovine di Lux. Lì so che c'è la roba da fare. Questi, Tra l'altro, questi tizi appena prendi passo accanto si, si, si. animano. Quindi. Probabilmente mi fanno un discreto. Discreto culo. Ecco, Billy Silma, so che tu stai guardando con grande attenzione quindi. Uh, facci un favore Tienici aggiornati sul risultato Perché ovviamente Insomma mi, mi interessa Siamo inter... Ah ma qui c'è una Subito si parte con una Con un falò O una grazia perduta Come si suol dire Amico amico Pomeriggio Molto bene Allora Approfittiamone finché c'è una bella luce come si chiama questo? Alto piano di Altus. Giustamente, direi perfetto. La cosa più bella di questo gioco è l'enorme sensazione di libertà e di mondo aperto che ti dà. Cioè, proprio cioè questa sensazione che puoi andare dove cavolaccio ti pare. Ecco, piglio un po' di. Allora qualcosa qui eh, Qui niente Bisogna esplorare Ragazzi Il gioco non ha Non ha quest log Come vedete Sì c'è qualche Chi è questo? Oh, buonasera No ma ci sono anche i compagni Ci sono Devo prendere cadavere Sì sono un po' arrugginita, ah, legaccio, ho trovato un legaccio di qua. Visione di anello ancestrale. Eh, ti, ti piacerebbe. Qui ho fatto tutto, andiamo avanti. Allora, io mi ho segnato che c'è un dungeon di qua, andiamo a vedere queste rovine. Spacco tutto, runa aurea. Buonasera, giovi Alex, benvenuto, benvenuti a tutti. Chi è questo? Mazzate che brutto. Oh, questo è un livello abbastanza alto, e eh, comunque. Non fatevi trarre in inganno. Bene. E voi invece a cosa state giocando in questo periodo ragazzi? Ditemi un po'... Cosa giocate in questo periodo? MMO o non MMO? Rovine di Lux. Poi attenzione gruppo, l'ho appena massacrato il gruppo. Oh, qui la visuale come al solito impazzisce. Siamo calmi, eh. E eh, che cazzo. Potrei anche scendere da cavallo, ma siccome sono un nobile, non mi va. Ecco. Sono un nobiluo. Runa ora, molto bene. Eh, non sprofondare, non sprofondare. Un po' lo strike e poi ho finito Wade West e track to Yomi. Ah, interessante, ho sentito parlare. Sentivo parlare bene di track to Yomi. Di Wade West invece è meno bene. Quello di Rafael Colantonio, vero? Sì sì, ho presente quel gioco dall'ex sviluppatore di. di. di Sonoed. Io sto aspettando un remake di Guild Wars 1. <ride> eh, vabbè, ma per quello giovi Alex. Per quello potresti rischi di aspettare tutta la vita, te lo dico. Remake? Impossibile. Semmai è un remastered ma anche lì. Mm. Hai una netta e poi non sentirci. Fa orecchie da mercante. Chi è? Ah, qui c'è qualcuno che si nasconde? Tanto mo tanto becco Ho fallito. Dice. Oh, maronna. Che paura. Mi ha spaventato. Ho fatto un jumpscare. Eh, purtroppo piacerebbe anche a me un. È un bel. No, ho preso lo scudo. Ma perché ha messo lo scudo come arma? Ma che disagio. Facciamo un attimo che scendo da cavallo. E ah, ecco. E utilizzo l'arma di Death Mole, la doppia lama. Così la provo. Guarda come l'ho evitato. Bellissimo cazzo urle Dicevo Fai attenzione a destra Ma non vedo nulla Dicevo anch'io sono un fan Lo sapete, so, mi conoscete ragazzi Grande fan di Guild Wars 1 presente Ma purtroppo Purtroppo Ragazzi Ci attacchiamo Bene, ammazzato tutti. Ripulita la zona. Track to Yomi, bellissimo come ambientazioni. Sembra veramente un film. il Sistema di combattimento è un po' me. Ah, eccolo lì, l'infame che mancava. Ho capito, Palantir. È interessante. Beh, certo, l'ambientazione, quell'ambientazione a me fa impazzire. Il Giappone feudale. Eh, bellissimo. Infatti è il motivo per cui ero anche molto curioso di Ghost of Tsushima l'anno scorso. Alla fine, tra l'altro, è stato un grande successo commerciale, Ghost of Tsushima. Sottoterra, sì, beh, grazie, lo vedo. Visione di cane. Quindi qui ci sarà il boss. Vabbè, non l'ho esplorato. ci manco. E andiamo a farci il boss. Però prima mi metto la mia uccikatana. No, ma what? Ecco. Lì, se mi butto, muoio. Ah, dopo, però, vado lì. Nemico debole. Questi lamentano. Momento di scontro avvicinato. Beh, andiamo. Porco bestia. Beh, sì effettivamente. È molto debole. Poi vabbè io l'ho anche lamerata un po' perché Lanshit è un'abilità fortissima Però effettivamente è una mezza sega E come ha fatto a morirci tutta sta gente? Non gli ho dato neanche il tempo di... di, di... Non abbiamo neanche... Scusate ragazzi l'ho massacrato talmen... in modo talmente veloce che non ho neanche visto... No aspetta è di là che devo proseguire L'ho massacrato con... in modo talmente veloce che non ho neanche visto qual è la sua animazione Bene, c'è qualcuno qua? No. Più avanti, bugiardo, cioè. No, c'è un cazzo. Vabbè, apriamo sto coso. Talismano spada rituale: M molto interessante, vediamo cosa fa. Che io al momento ne ho altri. Talismano. Uh... Spada rituale si chiamava? Dov'è? Ah eccolo Aumenta la potenza d'attacco con punti vita al massimo Ah Interessante Ma boh Non è che Direi di tenere quelli che ho al momento Procedamus. Vabbè, ci sta che di tant tanto in tanto ci sia qualche boss un po' più scarso. Eh. Io in questi giorni, tra l'altro, sto veramente bestemmiando perché sono arrivato in un punto del gioco. Cioè, ormai non sono più all'inizio, ormai sono al mid game di Elden Ring. E ci sono dei punti in questo gioco in cui se non sei ben equipaggiato, ben preparato, ti fa un culo così. Si vede molto. Si vede molto il passaggio al mid, al mid game, ecco. Allora io lancio questa pietra che cobaleno perché voglio capire se buttandomi di qua mi ammazzo. Mm, no, non mi ammazzo, beh, certo, però è un bel salto, eh. ok. No, saltare mi ha fregato! Madonna, ma one shotate proprio. Fegato essiccato isolante. Chiara pietra. No, vieni qua. Vabbè, ci metto meno a, a rollare. Uh. Ah, lì ho capito cosa c'è. Lì. lì è dove. È dove avevo iniziato. Qui c'è la pietra che ho lanciato prima, che purtroppo non posso riprendermi, peccato. E qui c'è chi gioca lo Stark, c'è chi gioca Track to Yomi, Weird West. E poi c'è chi aspetta il remake di Guild Wars 1, ma per quello ve lo dico già, Riperoni, purtroppo. Sarebbe bello, eh. Sarebbe un sogno, cazzo. Guild Wars Remake. Tra l'altro io, io non pretendo neanche un remake Mi basterebbe un'edizione remasterizzata Certo Una remaster fatta bene Non di quelle fatte di merda tipo, tipo Diablo 2 Resurrected Diciamo una Una remaster plus come si dice in gergo Cioè un remake solo grafico Una remaster plus Come Diablo 2 Resurrected E io sarei l'uomo più felice del mondo ti... Pagherei 100 euro, sarei disposto a pagare 100 euro per averlo. Più avanti scolciatoia, dicono, ci possiamo fidare. Mai dire mai. Ah sì, guarda, Jovi Alex, gi gi giusto, per carità, nella vita nulla è certo. Però non nutrirei speranze, perché se c'è una cosa che in questo momento Ainaned non è interessata a fare, è il remake di Guild Wars 1, purtroppo. Ed è molto triste come cosa. Però. Eh, non è che possiamo prenderci in giro, ragazzi. Io. Io dico sempre la verità. Yeah. Così, tra capo e collo. Qua c'è un seme. Come no? Sotto ogni albero c'è un seme. What? E poi l'avevo già preso, no non, non che non l'avevo mai. Non sono mai stato qua. Oh. Più avanti spadaccino oh. allora prendiamoci il falò. L Avevo... Questo è un altro. Allora, queste intanto le tolgo perché le viene di lux quindi le ho fatte. Dove ero prima, no? Le viene di lux? Sì, sì, se fosse stato di Blizzard sicuramente sarebbe, sarebbe stata fatta un remaster così come l'hanno fatta di Warcraft 3 e di Diablo 2 e di Starcraft. Però non è di Blizzard, è di Ainanette, che ha una filosofia completamente diversa, anche proprio una, una forza produttiva completamente diversa. E notte, aspettiamo fino al mattino. Tra l'altro la cosa interessante è che Ainanette, non so se lo sapete, Ainanette nasce da una costola di Blizzard. Da alcuni ex sviluppatori Blizzard uscirono per formare la NET nel 2001, tipo 2002 Però Ah dicevo, questa l'ho visitata, quindi tolgo il contrassegno Come si fa a rimuovere? Rim non tutti i contrassegni, rimuovi questo, ok Ah, no, in realtà c'ero già stato qui, pare. Io non me lo ricordavo minimamente, però. Mettiamo dei feretri abbandonati. Cioè, continuiamo dei feretri abbandonati, così. Continuiamo l'esplorazione di Altus. Ma oggi è una giornataccia, cazzo. Era così bello prima. Fai attenzione a una grassoccia. Allora, aspettiamo fino al pomeriggio, vabbè qui è veramente veramente brutto. Ah, ecco. Eh, piove. E eh, vabbè dai. Ci pigliamo la pioggia. Comunque è molto bello qua. Ah, ma c'è qualcuno anche lì. Fanno tra, fanno trappolone fanno. Uh. Uh. Ma sai che hai rotto i coglioni? Ecco, non è neanche un boss, tra l'altro. Vabbè, allora, ciao, né? tutta sta gente con le pustole, io vi saluto. Ah, aspetta, mi prendo il lutto, però. Uh. Siamo calmi. Chi è? Ah no Ah allora, c'è da esplorare indubbiamente Se non mi inseguono più Ah allora, io però qui l'ho già No io qui l'ho già visitato Anche se non ho purtroppo Non ho ancora trovato la mappa Perché la mappa si trova qui E' è molto difficile arrivarci È là sopra Però io questa zona di fatto Aiuto No, ok Non sono morto anche se. Vediamo se ho già esplorato. Ah, qui c'è un... una pianta. Comunque lo sapete come la penso io su Enanet. cioè. Dai, ah, la netta non capisce il potere della nostalgia, se usata bene. Se usata bene, la nostalgia è un'arma potentissima. Oh, allora qui abbiamo, un, abbiamo un, un dungeonino caverna del savio. Che mi dicono Forziere e beatitudine? Facciamoci, sto savio. Che in italiano tra l'altro è un termine aulico per dire saggio Tra l'altro quante rune ho 14.000 Me ne servono 32.000 mm. Non vedo un cavolo Quindi metto la lanterna E andiamo a esplorare What Ah ecco, ok. Se no era già finito il dungeon. Chi è? Dai! Che 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 picky che, 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 che fail! Ho mancato subito. Ah già questi qua bisogna minarli due volte, sennò no, nascono. Giusto, giusto. Qui scommetto che è un'altra parete illusoria. Di qua Pff, Meglio evitare Certo E si capisce hmm. Tutte ste ceste E sti forzieri Mi sa tanto di trappola Cosa dice il messaggio? Non troverai trappola Beh e allora proviamo. Cene di guerra perdute, molto bene. E boli rinvigorenti, bene, non è una trappola. L'unica cosa a me piacerebbe tanto trovare un po' di convallaria spettrale che mi servono. Prova drago e poi fuoco. Mm. No, io, io non, non ce l'ho fuoco, non sono un mago, quindi. Però la gente c'è morta Quindi Ah Sicuramente qui c'è qualcosa Orco bestia da quanti sono Quanti cazzo sono? Orco Testro Già questi bisogna menarli due volte Introspezione, ah. più che introspezione, direi circospezione. Non troverai trappola, ma veramente? Una quantità di lutto come non l'ho mai visto su Elden Ring: Zampa di gallina in salamoia argentata. Sapete che vi dico, vi faccio pure uno screenshot perché. Mai visto tutto sto loot ah, che roba Cappuccio nero Scudo a mandorla del lume Scudo a mandorla Vediamo com'è rispetto al mio Perché io sto, il mio, lo scudo che utilizzo Che sto equipaggiando Questo scudo di lasurite lo sto utilizzando fin dall'inizio del gioco. Mi sembra strano che finora non ho ancora trovato niente di più forte di questo scudo. Questo è uno scudo de merda che avevo comprato da un mercante eh, a Sepolcride. E la cosa incredibile è che... Guardate che roba. In tutto ciò non ho ancora trovato uno scudo più forte. È anche vero che questo, io l'avevo... Questo scudo l'ho potenziato un po'. L'avevo potenziato. Quindi forse è per quello che è ancora più forte. Questo è forte, però... Questo scala su forza, beh in realtà anche questo scala su forza mm. Allora potrebbe aver senso utilizzare lo scuro d'ottone Sì, è più forte questo Proviamo Vediamo un po' se anche l'estetica ci piace Dato che in questo gioco l'estetica comunque è importante Fashion Souls lo chiamano Sì, mi piace poi ci sta a cambiare. Lo scudo di lasurita è bello, eh, ma è letteralmente all'inizio del gioco da 100 ore che me lo porto dietro. Uh, quindi andiamo avanti. Siamo al boss. Quanti cazzo sono? Aia ah, qui ho sbagliato. Allora affrontiamoli uno alla volta, è sempre la cosa più... Dio fa! Scusate. Quanto meno no, scudo. Uh, Devo eliminare questo Dai colpi Porca di quello Ok Se non sbaglio ce n'è ancora uno Esatto Eccolo lì di spalle? Eh, cazzo, si gira no, yes. Eh, beh, sì, qua si capiva che c'era una... Uh già, mi dimentico sempre Si capiva che c'era una parete illusoria. Chiave della spada di pietra Molto bene, queste sono sempre utili per aprire eh, Le porte di certi dungeon O posti nascosti E quindi non c'è ma se, Non, non c'è un boss, mi state dicendo? Ma sì che c'è un boss, sicuramente sarà di qua, sì, di qua. Figurati se si conclude. Ah, qui. Mm. Apri. Freccia grande aurea. Ok. Ok, niente, questi forzini sono tutti veri, non ci sono trappole. Dras, grasso draco lacerante per due. Grinfi e rapaci. Mm. Interessante. Cosa sono? Una è massura questa. Fa, fa prova a vedere, scusate. Ah, sono tipo... Minchia, velocissima. Ta, ta, ta. Cioè, però non fa per me, ecco, quello è poco ma sicuro. No, ecco, togliamolo, rimuovi. R. Qui ci muovete un sacco di gente. Mmm. Una trappola? Prova a saltare e poi saltare. Beh no, visto quanta gente è morta direi che non, non prova a saltare. Bisogna andare di là sicuro. Ok. E poi di là? O di qua? Di qua sicuro un'altra chiaro. Un altro root. Che posto strano. Molto insolito per Elden Ring che ci siano tutte queste chest con tutto questo lupo Ma in generale insolito per i souls Non solo per Den Ring Cioè solitamente è sempre una trappola Piume nere di rapace ah. Maschera scheletrica Puoi vedere? Guarda che roba Un po' inquietante eh? Preferivo la mia armatura da cavaliere Qual è questa sì. Oddio però in realtà Questa è più Ah con questa, questa però Divento carico pesante E eh, va bene così dai Che ci piace anche così Ancora uh, Allora qui c'è il boss Bene Ci andiamo dopo però Prima finiamo l'esplorazione Qui c'è altra roba Muschio di caverna cristallino. Ah, anche di qua, cioè in pratica è la credo che siano più entrate per lo stesso boss. Allora, oh, mi sono spaventato. Um, in caso evoco anche la, la mimic tier eh. Speriamo che sia un boss fattibile. Assassina dei Nei Coltelli. Evochiamo la Mimic Tia che qua la vedo già... La vedo già dura. Dov'è? Eh, aiuto, invisibile. No! Madonna, che ansia. Che ansia. No! Lui, per fortuna almeno lui la vede. Vabbè, questo rompe il gioco. Lui la vede. Bellissima sta cosa. Eh sì, però ti devi palesare, zia Dov'è? Dove sei? Dove sei? Fatti, fatti avanti, bastarda Che pezzo... Ma che pezzo di merda Waze Ma si muove con una velocità folle La mia povera lacrima riflessa Sì, però ti devi palesare, zia, eh Eccola! Eccola! Dai, Dio santo, non puoi sparire! Ah, ma è quasi morta! Incredibile, la, la fa tutta la mimictia la fa! Io non so neanche dove sia! Vabbè, ma questa è una boss fight di un rotto! Ha fatto tutta la mimictia! Ma, eh, vabbè, devo dire... No, non è che mi è proprio piaciuta tanto questa boss fight... Ha fatto tutto l'NPC. Io, io non la vedevo. E, e anche quando la vedevo non facevo in tempo a colpirla perché era troppo veloce. Ma. A volte in questo gioco ci sono delle boss fight che. sono un po' fatte col culo, eh. Poi per carità, lo capisco. È un gioco talmente grande, talmente enorme che. che glielo perdoni. Però, boh. Vabbè. L'importante è averla fatta. Quindi da qui usciamo dal dungeon. Ah, vittoria! Fai attenzione, forziere! Where? Dove, zio? Qua? Ma è eh, vero. Ci fidiamo? Ma mi sembra tanta una cazzata. Eh, però dalla tizia mi ha droppato. Cioè, o meglio, ha lasciato cadere. Un. Un'armatura tipo dell'invisibilità. Lei, lei Lei era invisibile. Eh? E ha lasciato cadere qualcosa che rende invisibile. Solo che adesso non ce l'ho. E eh, non so che, che parte fosse. Io ho un problema nella gestione dell'inventario di questo gioco, nel senso che è un macello trovare gli oggetti nell'inventario, è troppo caotico, non trovo mai nulla, è un disastro. Caverna del Savio, beh, ormai si è fatta sera qui. Quanti... ho 26.000 rune, tra poco dovrei poter livellare... Scusate Lucciola d'oro Permesso Ecco subito cerca di ammazzarmi Ma vabbè noi ce ne fottiamo Meno male che c'è la mountain in sto gioco Altrimenti Allora io qui ho già esplorato Eh si sì, di fatto sono arrivato alla, campa alla capanna dell'artigiano Che è un posto che avevo già trovato lungo le mie peregrinazioni. Chi è questo? Ecco, chiunque fosse adesso non è più. E qui in queste rovine, ci sarà qualcosa in queste rovine, sicuro. Rovie del profumiere, ma pensa. Scusate. Muschio in caverna di caverna in boccio. Chi è? Oh calmini, eh. Vabbè, effetto pure io. Buonasera, Epalla. Benvenuto. Chi è questo legume? Questo è un dio Santissimo. Ma che siamo impazziti? Eh, non me l'aspettavo. Madonna santissima, tutto mi ha buttato. Buonasera, buonasera. Guarda che brutto. Eh, prima, prima morte la serata, ragazzi. Il profumiere mi ha fatto un culo così. Andiamo lì, che è più vicino. Ma non me l'aspettavo. Il profumiere. Io non so, quando ho letto il profumiere. Non, non mi aspettavo un tizio così. Così incazzuso. Cioè, stiamo calmi. Allora, dov'è che sono morto di là? dalla parte opposta in pratica ah ma sono morto... Ah, alt... ah ma cazzo sono morto molto più in basso ah che brutta cosa e allora beh da qui sicuro, sicuro non posso lanciarmi se no proprio riperoni ma ciaoone proprio e allora no devo devo tornare qui purtroppo che due che due palle e vabbè ragazzi un po' di pazienza eh, The Ring uh, non perdona. Allora, adesso prima cosa recupero le anime. Corri, ombromanto, mostraci che cosa vuol dire avere fretta. Corri, corri. Allora, giusto prima avevo chiesto alla chat che cosa stavi giocando in questo periodo. Adesso che ti sei connesso anche tu, è palla se vuoi partecipare al gioco. E eh, insomma, raccontaci. Allora adesso cerchiamo di non rimorire. Almeno al, prima almeno fammi recuperare le rune. Maledetto. Ok, le rune, eccole qua. Mm, allora. Bell'attacco attacco. Carica. Pezzo di me. Ma dio santo! Zio porco, quanto fa schifo il targeting di questo gioco. È una roba che mi fa veramente girare i coglioni. Il vero boss di questo gioco non mi stancherò mai di ripeterlo. Il vero boss è la telecamera di merda, di merda, di merda. Oh, ecco. Aiuto, dov'è? Eh? Il mio cavallo intanto si è buggato. Porco uh, 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 uh. di Giuda maledetto. Guarda come, cam Guarda come cambia. Bo Fa schifo. Ma il sistema di targeting di questo gioco è una roba che mi manda al manicomio. Al manicomio. Che mi cambia target nel mezzo del della fight. Una roba da impazzire. Da impazzire. Guarda che roba. Vabbè. Ci muoio pure. Oh. Guarda, guarda. Che mi, che mi taghetta le piante. Dai, che sta morendo. Oh, sì. Però, zio, non puoi fare così schifo. Dio santo. Allora. Mettiamoci in un punto. Eh, perché ovunque vado, ci sono piante. Cazzo, bottiglia di profumo. Ok. Dove è finito lo, il bastardo? Dov'è il bastardone? Eccolo là Adesso leggo, eh Io voglio attaccare allora. Sì, su, cat E adesso voi piante di merda Vi ammazzo tutte, stronze Guanti, guanti lunghi da ammazza paesaggi, Veste da ammazza paesaggi, Stivali da ammazza paesaggi. Beh, insomma, interessante. Io sto giocando a Rise of the Tomb Raider e mi sta piacendo molto. Hai anche Yotun Valhalla? Ok, Sì, ho visto che l'hanno regalato su Epic Game Store. Yotun Valhalla. Un altro Stronzo maledetto. Scusate, mi è venuto il singhiozzo. Trattengo il respiro. Dai, come hai fatto a mancarlo? Ok. Eh, perché sempre così solo? Eh, non lo so. Allora, attiviamo questo santuario, questo, questa statua anzi. Più avanti, oggetto prezioso. Prova per forare. Guida e custode per chi compie il suo ritorno alle radici. È il momento di dita. Ah, ah beh, giusto. Lì c'è un dungeon. Che stupido. Bene, bene. Adesso facciamo un bel gino. Incredibile quanta roba c'è a sto gioco. Non finirò mai di stupirmi. Qui. C'è nessuno qua. Cioè, nessuno è interessante a parte. Eh, in qui Visioni di bestia. Vabbè. Uh, questa la devo. me la faccio Cenere di guerra sacro ordine. Molto bene. Molto bene. Però torniamo, torniamo da quelle rovine, perché lì stavo, stavo facendo roba Tra l'altro avete visto che hanno annunciato l'uscita ufficiale del remake di Dead Space Ecco, siamo tornati qui alle rovine del profumiere Dicevo, Dead Space Remake uscirà il 27 gennaio del 2023. Loot, Fio e Veleno. Bottiglia di profumo Mi piace questa cosa di profumi eh Fiori di altus bottiglia. Ah qui c'è un'altra pianta maledetta Uh qui c'è una chest Sperando non sia una trappa Ricettaio del profumiere Ok Più avanti saltare ma non mi aspettavo morte. Beh oddio. Tanta roba dead space. Eh, lo so che a molti piace. Io non sono mai stato, devo dire, un fan dei giochi horror, non fa per me. Infatti a tal proposito Non ho neanche riscattato. La copia del gioco su, su Amazon, su Twitch Prime. Se qualcuno di voi vuole una copia del primo Dead Space, um, dovrei, dovrei averlo perché più avanti cantina, ok. Dicevo, cioè, se qualcuno di voi vuole una copia gratis del primo Dead Space è interessato a giocarlo, dovrei averlo perché Twitch Prime, Amazon Prime ve lo regala. Orco bestia, non mi ricordo che c'è un, un boss gigante qua. Oh, cazzo! Però dicevo non fa per me, a me non interessa. Quindi so che se anche lo riscattassi non ci giocherei mai. Aspettiamo un attimo che mi scenda il veleno, perché altrimenti questo fa male. E poi, confine: eh sì. E di là cosa c'è, scusate? Ah, di là c'è Lionia. Certo, con, le... con la, to... la... la guglia di Ranni. Ma Prime, regala il secondo mi sembra non il primo. No, no, Dead Space è il primo, è Pallad. Dead Space 1. Mi sembra, eh. Poi magari sbaglio, però sono abbastanza sicuro che sia Dead Space. Se vuoi controlla Basta cercare su Google Dead Space, Twitch Prime sicuramente. Sicuramente qualche sito aveva pubblicato la notizia. Oh, hai rotto le palle. Ma oh, questo qui l'avevo ammazzato. No, 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 così. Mi... No, eh, schiatta. Aia. Eh, cazzo. Vabbè, tanto ormai il veleno ce l'ho, andiamo ad ammazzare sto stronzo. Pezzo di merda, tanto ormai il veleno me l'hai messo, quindi di più non mi puoi fare. Oh, le. Qualche altro stronzo che vuole morire dalla mia uccicatana incisiva. Fiore veleno, polvere di Miranda. E chi è Miranda? Miranda Lawson direttamente da Mass Effect. Allora niente, devo ricordarmi di curarmi dato che questo fa danno... Fa danno over time. Damage over time. E qui c'è la cantina. Ecco, certo cioè sarebbe stato meglio non beccarsi, non far proccare l'effetto del veleno, ma... Abominio, ecco. Ma ormai è andata. C'è qualcuno no? Talismano del profumiere. Mm. Vediamo cosa fa questo talismano del profumiere. Ah, regalano il 2. Ah sì? Ma pensa. Allora, ho sbagliato tutto. Beh, allora è ancora meglio, ragazzi. Qualcuno di voi vuole Dead Space 2 gratis su Twitch Prime? Regalano anche The Curse su Monkey Island, ma questo l'ho riscattato <ride> Eh, Monkey Island mi interessa uh, Proprio dicevamo, controllo, come hai detto, che si chiama il talismano del profumiere Seme ceruleo, oh. tambra ceruleo Aumenta la potenza degli oggetti profumieri, ma io non, non, non so neanche cosa siano gli oggetti profumieri Non, non ne ho mai incontrato uno nel gioco Oh, tra l'altro, qua devo darmi di curarmi. Eh. Buonasera, eccolo. Benvenuto, Alessandro. Come stai? Come stai, amico? Allora, Questo è fatta quindi. La zona l'abbiamo liberata. Eh, qui abbiamo un dungeon invece. Aiuto, mi si è bugato tutto, scusate. A volte questo gioco va fuori finestra. Purtroppo si vede che non è ottimizzato molto bene. Poi computer. Poi va bene, non è niente di ingiocabile. Eh. Però, diciamo che sicuramente. È la solita From Software, ecco. Sempre la solita. Oh, per fortuna sta per finire l'effetto del veleno. Meno male. Buonasera, buonasera. A buonasera a tutti coloro che si sono connessi. Allora, prima di entrare nel dungeon, voglio vedere se qui c'è. Uh, Certo, un po' di loot sempre buono. Ah, e tra l'altro, però, prima di. bisogna livellare. Possiamo livellare prima di tutto, quindi. Visioni di coda. Più avanti Eh, lì è. Lì è Lionia quella che vedete lì. Chi è? Rip Aquila. Non mi si era buggato. Per... Non mi scendeva più da cavallo. L'ho detto che si vede che non è pensato per PC. Però tu chi sei? Ah, una foglia capillare! Che si dice? Ho cambiato Nick di Twitch. Ma sono sempre Alessandro. Ah, perfetto, non ci sbagliamo. Alessandro E poi soprattutto puoi cambiare nick Quante volte vuoi ma sei sempre Un vero massivo postumano Allora cosa dice qua Non mi aspettavo Un mulino di vento Beh effettivamente neanch'io mi aspetterei di Qua dentro un mulino a vento Apriamo Catacombe ripugnanti. Aiuto, mamma mia, non è che suona proprio bene bene, eh? Ma vabbè, tanto io adesso livello, quindi lo faremo. Questo dungeon ce lo faremo con poche rune. Il che è ovviamente è positivo perché se dovessi morire. Ah, mi mancano giusto 200 rune, mannaggia. 200 rune. Guardate quante ne ho di rune non spese. Ne ho un macello, un botto. Una ridotta quantità di rune. Ecco, ma tipo uno quanto me ne dà? Ah, 200, esattamente quanto mi serviva. Ti prego non dimmi che ancora non basta. Ancora non basta, cazzo. Ne servono altre 50. Ah, che, che due coglioni questo sistema ogni volta devi consumare una runa. Vabbè. Grazie Plin, hai letto l'articolo che ho postato su Discord dell'internazionale su Europa Universalis 4? Che ne pensi? Non tutto il giornalismo mainstream boom è boom a quanto pare, e meno male direi. No, allora sicuramente non, non tutto il giornalismo è boom, ci mancherebbe. Io per primo sono un giornalista, voglio dire. Eh, guarda, Alessandro, non l'ho ancora letto perché ho avuto dei giorni molto impegnati, ma è, è nella tab, cioè l'ho messo apposta nella, nella tab de, degli articoli da leggere. Io ho un. C'ho una tab apposita in cui lascio le robe da leggere e appena un attimo, di tempo libero, mi, mi recupero questi articoli. Eh, considerate che questi, questi sono stati giorni molto impegnativi perché c'è stato e c'è tuttora. In questi giorni, come ben sapete, c'è l'Eurovision qui a Torino. Io, ad esempio, ieri sono stato fuori tutto il pomeriggio e tutta la sera. Tra l'altro, sono, sono, sono successe le robe assurde. Adesso non vi sto a raccontare, ma vi dico solo che ieri ho vissuto una vera avventura. Per riuscire a. Per, andare, per entrare all'Eurovision, allora, qui, Destrezza 34. Io mi aumenterei ancora un po' la. Io mi aumenterei ancora un po' la tempra. Sì, così aumenta sia la stamina, fino a 30 bisogna portarla. Secondo me, così aumenta la stamina, aumenta anche il carico massimo. Livello 75. Buonasera, Sandro Razzo, benvenuto. Comunque, delirio. In questi giorni. Io ero andato all'Erovision martedì e martedì si stava da dio. Era proprio un bel un ambiente gestito bene. Poi sono andato di nuovo ieri. Raga, il delirio. Letteralmente non si riusciva a entrare. Letteralmente, a un certo punto è arrivata la polizia. Ha detto: Noi non facciamo più entrare nessuno perché c'è troppo casino. E non hanno più fatto entrare nessuno. Le, le vicende di un torinese durante gli eventi internazionali, poi non dimenticare le Olimpiadi invernali, esatto, Alessandro, bravissimo. Torino 2006, sempre nel cuore. Eh, io le ricordo con grande piacere perché ero un ragazzino. Anche se anche se purtroppo col fatto che ero molto giovane, non me le sono godute appieno. Nel senso che se c'è cioè un conto. Cioè, io a quell'epoca avevo tipo 14 anni, quindi sì, bello, figo. Però sarebbe stato figo se, se, fossi, se fossi stato più grande E così ovviamente me ne sarei godute di più Allora, siamo vicini di casa, conosco bene Ecco, dico, io vicini di casa non penso, Alessandro <ride> Sai dove abito? Però sei di Torino, quindi... Avete, avete sentito che Darkfall torna su Steam con un sistema di alignment? Io credo che un salto ce lo farò Non lo sapevo, Sandoraz, grazie per la news uh, Interessante anche se, di, anche se il problema di... Qui sicuro c'è una trappola Eccola lì infatti Interessante anche se dicevo il problema di Dark Fole Che è un MMO che è già... È un MMO che è già fallito quanto? Tre volte? Madonna quanto è grosso Orco oh, bestia Già il fatto che questo dungeon si chiama Catacombe Ripugnanti Io ho un pessimo Ho un pessimo presentimento eh, Qualcun altro, qualche altro stronzo? No Devo un attimo impostare tra l'altro io... Voi la luminosità, lo vedete luminoso o è troppo scuro? Fatemi sapere in caso eh? E poi volevo anche la grafica La grafica Forse avanzate, per esempio, questa cosa dell'anti-aliasing. Io comunque il gioco lo, mi gira con praticamente tutto al massimo, è eh, quasi. Ah, si è 40 minuti, ho capito. È un, cosa significa alignment? Un sistema di allineamento. Alessandro, eh, no, dicevo, figo interessante se lo mettono su Steam come free to play. Sicuramente un salto ce lo faccio anch'io. Ehm. Però il problema di Dike Ole è che è un MMO che è stato pubblicato in tre edizioni e tutte e tre le volte è fallito. Quindi... Quindi non lo so. Maledetto Perché è un po' il tipico sandbox uh, Full pvp Un po' così Molto di nicchia eh, come gioco ragazzi Molto di nicchia Che ci saranno due scelte possibili Low full e lowless. I primi potranno attaccare solo i secondi Certo come tipico degli MMO sandbox Anche tipo Mortal no? I cosiddetti PK, i criminali. Ma la novità qual è, um, Sandro Raz? Cioè, okay, lo, uh, ripubblicano Darkfall su Steam. Ma la novità è solo quella? Cioè, semplicemente Darkfall arriva su Steam? Oppure. Ci sono delle nuove. Non so, nuova espansione, nuove robe, nuove cose. Se vuoi, linkami, linkami la fonte, così poi mi leggo la notizia che sono. Fai attenzione a destra, ecco, meno male che te lo dicono. Buonasera Red Action benvenuto. Eh, certo. Oh, Ok, ho quasi. Ok, perfetto. Darkfall Rise of Wagon, eh, ok. Però esisteva già Darkfall Rise of Wagon, dico, qual è la novità? Cioè, semplicemente arriva su Steam. Oppure proprio un nuovo gioco, eccetera, eccetera. Ok, grazie. E si sa quando arriva su Steam? Steam Closed Beta. Ah, ok. Vabbè, eh, vediamo, vediamo. Sei diventato un bellissimo cavaliere magico con katana. Sì, red. Magico in realtà neanche tanto, Tiro. Sono proprio un samurai. Sono un samurai, ma vestito da, da, da cavaliere medievale. È molto bella, eh? molto bella questa cosa Qualche muro illusorio? No Di là ci si butta Queste catacombe sono, sono belle pesanti ma. Eh? Solo lancio su Steam questa patch di alignment Ho capito, vabbè Comunque interessante il fatto che torni di moda Darkfall Rise of Ego Molto molto bella quell'armatura la... Sì, è l'armatura del... Del Cavaliere Cariano, come si chiama? Allora, qui sicuro ci sarà un'altra trappola. Maledetti. Dio. Porco. Porco. Giuda. No. No. Calma. Ok, vieni qua, stronza. Ho oh, avuto un attimo in cui ho rischiato. Non arrenderti scheletro. Cioè nel senso che io sono uno scheletro o nel senso che c'è uno scheletro. O nel senso che non devo arrendermi allo scheletro. Ah, è semplicemente una battuta che qui c'è uno scheletro, lol, vabbè. Buonasera, Retro Mime, o Retro Mime, non so, non so come si legge. Comunque, buonasera e benvenuto. Maledetti. Eh sì, sono molto. Sono impestati, sti mob. Io, infatti, vado sempre in giro con lo scudo già alzato, non dubbio. Bugiardo. E sia sì, luce: Trappola. Più avanti poi percorso nascosto. Ecco, è questo, oltre. Infatti, ora gli, gli metto un bel voto negativo. A meno che non è questo. No. Allora, sinceramente, a chi mette messaggi falsi, io lascio una bella valutazione negativa. Una curetta. Amazon. Eh sì, è giusto. Bravo, Alessandro. Ricordo una cosa molto importante. Se, se acquistate da Amazon... Uh, utilizzando il nostro link referral Voi pagate lo stesso Ma in questo modo uh, A noi arriva una piccola percentuale Che vi permette di supportare MMO.it E ripeto per voi Voi pagate uguale quindi Dice proprio agganciamento bersaglio eh, Non so dove sia questo bersaglio Zio Ecco, quello sì. Allora facciamo che gli lancio una bella freccia così almeno me lo chito. Ed è costretto a venire da questa parte. E gli faccio anche un bel po' di danno, tra l'altro. Oh, ho sbagliato. Eh, cazzo... Posto. Lì c'è sicuro una trappola, guarda quanta gente c'è morta lì. Trappolone? Mm. Se facendo di cosa? Ah, con ballaia spettrale, benissimo. No, con ballaia sepolcrale. Mannaggia, mi serve la con spettrale. Qui qualcuno di nascosto sicuro? No. Eh, ma qui io mi son perso... Eh, ma è chiusa, cazzo. Mi son perso qualcosa. Una leva. Mannaggia. Torniamo indietro. Diè yeah. Ah ecco E poi non veniva Sì Diè yeah. Madonna quanto è grosso Bella Sì Ah voi riusciva a darmi un ultimo colpo l'infame e allora è lì che dovevo andare. Sei morto tu? Sì. Che brutto Madonna. Con tutte le pustole. Quindi probabilmente bisogna risalire. E forse mi devo buttare di qua. Madonna quanti sono! Ci sono tutti nemici nascosti. È una trappola! Al pie maledette! Ma sono tutte pie queste. Tuntieee! Qualcun altro? Il bello è che alcune sono morte, altre invece... Altre dove Altre dove niente? Vabbè. Con ballaia spettrale. Benissimo, queste mi servono. Cenei di alata che non so cosa sia, vecchia zanna bene, bene. Più avanti leva e poi prova a sinistra. Oh, perfetto, qui c'è la leva che mi serviva. E c'è anche qualche stronzo di mob. Mi devo curare tra l'altro. Apriamo la leva Da qualche parte si è aperta una grossa porta E io so anche quale Saletta runica bene Non mi interessa ma meglio di nulla Testa pallante scusa LOL Scusa scusa Io di fatto mi butto E eh, di qua è eh, certo E qui ci sarà il boss Teniamoci già una curetta Acquistiamo Elden Ring su Amazon e su poetiammo.it Grandissimo Alessandro Grazie mille Quanto costa tra l'altro? Sono curioso Elden Ring 57 euro e beh, prezzo pieno, ma neanche sapevo che ci, fosse, che ci fosse la versione fisica scatolata per PC Sì, ormai le versioni scatolate per PC sono una vergogna, ti mettono solo, solo il codice dentro Cioè tu acquisti il gioco e dentro c'è letteralmente un codice Cioè è veramente una presa per il culo E la Collector's Edition ovviamente è finita, super finita Launch Edition... Ah ma c'è poi la launch edition, ma questa era figa la launch edition, cazzo Che bella che era Vabbè scusate, mi sono perso a guardare, sapete che io sono un po' un collezionista di tant tanto in tanto emerge la mia anima Nemmeno io l'ho cercata per mettere il vostro referral, per una buona causa Ah, grande Alessandro, sì sì no, grazie mille Davvero, apprezzo, apprezziamo molto Più avanti coppia, quindi prima cosa mago Ahia, è una coppia di boss Spadaccino e stregone, minchia Tra l'altro guardate come è, è pieno Guardate il dettaglio del mio PG che è letteralmente ricoperto di sangue Fa quasi impressione, cioè Sembra un mostro, sembra allora, questo è un problema. Un doppio boss mi farà un bel culetto, mi sa. Il doppio boss. Eh, io niente, cerco di evocare la Mimictia e speriamo che Dio me la mandi buona. Mimictia subito Profume... No, un'altra tricia e guerriero aberrante. Madonna santissima. Come se già non bastasse, yeah. Sì. Vediamolo subito. Oh. Allora. Devo cercare di menarlo subito. Sì, Se... sì, Se lei che lo stupriamo. Eh benissimo, adesso è rimasta solo lei. Molto bene, molto bene. Perfetto. Ho un, un po' rotto il gioco, cioè a me effettivamente la mimictia è un po' rompe il gioco Tricia la profumiera Però vi dico, io Elden Ring non lo gioco tanto per l'esperienza delle boss fight Io lo gioco più per l'esplorazione, per il fascino della scoperta, il mistero E più per quello che mi piace, quindi le boss fight io sono ben contento di, così, di, di finirle in fretta Certo, mi rendo conto che a volte è un po' esagerato, eh. ci sono certi punti in cui davvero con la Mimic Tia eh, ammazzi un boss in 10 secondi, però vabbè, è ormai andata, nel senso, non è che uno si può, si può vergognare di essere troppo forte, quando capita, capita. Bene, quindi questo dungeon l'abbiamo fatto, che brutto tempo, una giornata uggiosa. È bello trovare la mappa di questa zona che stava laggiù, però laggiù eh, io ancora non ci sono arrivato. Allora procediamo. Tra l'altro quant'è uno e 20 di streaming. Vabbè ancora. Fai attenzione su. Oh, madonna. Ah beh ma su l'ho già fatto fuori prima. Anche se vabbè poi ripop... ripoppano tutti i mob tranne, tranne i boss. Allora, andando giusto? Sì. Mannaggia, a volte il gioco va fuori finestra. Scusate, ragazze, a volte devo un attimo. devo un attimo fermarmi per resettare il mouse. Non succedeva ultimamente, non è più successo. Invece stasera. Vabbè. Raga, Master Citizen non è che fa come ha fatto per anni la Salerno Reggio Calabria, cioè allunga il tempo di sviluppo per raccogliere più soldi. Sì Alessandro, e hai descritto esattamente il modello di business di Star Citizen, ma noi ne abbiamo parlato tante volte, anche il buon Askzor l'ha sempre detto nel salotto, l'ha sempre detto anche nell'ultimo salotto degli MMO. Il modello di business di Star Citizen è quello di eh, prolungare continuamente l'hype e non farlo mai uscire, perché in questo modo continuano a incassare milioni. E Cloud Imperium Games ha capito. Che come si dice spesso, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. E quindi questa sensazione di hype, di attesa spasmodica, semplicemente la prolunga all'infinito. Quello è il modello di business di Star City ed è anche il motivo per cui probabilmente non uscirà mai. O se uscirà sarà tra vent'anni. Perché non, non gli conviene uscire. Domanda 2, probabilità che WoW venga incluso nel pass Xbox, il, il Game Pass intendi? Eh, questa è una domanda da un milione di dollari, certo eh, sono in molti che se lo chiedono da quando è stata annunciata l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, la allora, passiamo fino al mattino. Io la risposta ovviamente non posso averla, però ti dico, è possibile, è possibile che ehm, non adesso, ma il prossimo anno... Noi sappiamo che l'acquisizione di Activision Blizzard sarà conclusa eh, entro metà del 2023. Quindi se l'acquisizione da parte di Microsoft si conclude senza intoppi e soprattutto senza il blocco della Federal Trade Commission statunitense, ehm, se tutto va in porto, allora a quel punto sicuramente molti giochi e molti prodotti di Activision Blizzard arriveranno su Game Pass. Io ovviamente non posso sapere esattamente quali arriveranno su Game Pass e quali no Però possiamo sicuramente aspettarci uh, Diablo, Starcraft Secondo me arriveranno tutti su Game Pass E World of Warcraft Io Certo sarebbe, sarebbe una, una notizia enorme Perché WoW è da, da quando è uscito dal 2004 che ha sempre avuto il canone mensile Sarebbe la prima volta nella storia che... Che, che, non, che non, non sarebbe più necessario il pagamento del canone mensile perché lo paghi col Game Pass. Però è possibile. Certo, non, 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 è, cioè, non è sicuro. Perché considerando che parliamo di World of Warcraft, Microsoft potrebbe anche dire: No, wow, comunque dovete pagare il canone e non lo mettiamo incluso nel Game Pass. Avrebbe anche senso che non lo mettessero. Però. Però io penso anche al fatto che WoW è in grave crisi, in grave crisi di pubblico, di utenti, anche di critica. Eh, metterlo nel Game Pass sarebbe una gran cosa perché guadagnerebbe di botto decine di milioni di giocatori che lo aiuterebbero tanto a ripopolarsi. Quindi potrebbe succedere, aiuto, po potrebbe succedere, potrebbe Dai, salta cazzo, Dio santo. Potrebbe succedere. ro wow No, cazzo devo prendere Niente Il tizio are... Oh maschera de... Che bella Uh, ho trovato la maschera del signore e la veste del signore Adesso questa la provo Appena non sono più inseguito da quel brutto negumento alle mie spalle Ah, qui posso chiamare Orco Giudo Uh Lasse Sax Drago Antico Ma pensa a te Chiamiamola Mimic Tia Ecco Rip, altro che Mimic Tia. Ciao. Massacrato. Lancex, Lanceax Drago Antico, dicevo. Eh, Stato di Marika. Comunque, perché potrebbe essere un'operazione win-win? Wow, mentre i giocatori e Game Pass potrebbe avere giocatori di WoW che magari giocano ad altri giochi. Sì, è un po' quello che dicevo io, Alessandro. Eh, potrebbe, potrebbe. Però io non so se Microsoft sia disposta a rinunciare a tutti gli abbonati di WoW, cioè a tutte quelle persone che al momento pagano il canone mensile e che ovviamente smetterebbero di pagare il canone nel momento in cui il gioco verrebbe incluso su Game Pass. Eh, bisogna vedere ragazzi. Sicuramente i molti giochi Activision Blizzard io me li aspetto su Game Pass, eh, ma anche tipo i Call of Duty, io mi aspetto che arriveranno praticamente tutti, un po' per volta, in modo progressivo. Ma arriveranno un po' tutti su Game Pass Ragazzi, qui ci aspetta una bella boss fight eh? Anzitutto devo recuperare le mie anime Dove sono le mie... Cazzo! Le mie anime! Le mie anime! Dove sono le mie anime? Oh! Calma, calma amico! Ah lei. Poi devo evocare la Mimictia. Chi lo sa ragazzi, sono molto curioso anch'io di scoprire se verrà incluso. Ecco, questo è il tipico boss enorme che è una merda. Dio santo è un disastro. Con la telecamera, un disastro. Guarda come, guarda che schifo. No, vabbè, io qui, raga, è un disastro. Il targeting di questo, ecco, molto meglio non targetarlo. Molto meglio non targetarlo, ma, ma poi ho dieci volte meglio non targetarlo. Oh, hai rotto il cazzo, però. Quante volte lo fai, sto attacco, zio? Urco, bestia, via di qua. Dov'è? Eh? Ah ma se non... Ah così Niente, volevo dire che lo riaffronteremo Ciao lacrima riflessa, eh Sei un grande Ciao, sei un grande uh, Sì, sì Speriamo lo mettano su Game Pass, sicuramente sarebbe una mossa molto intelligente. Aveva da fare. Eh sì, ha detto... Vabbè, questo è un poveraccio, io c'ho da fare. Ci, ci rivedremo a Filippi, ha detto. Citazione di un certo livello. Sì, no, sicuramente tornerà. Sicuramente ci incontreremo. Allora, qui c'è qualcosa... Aia, Oh, io, calma. Eh. Niente, a volte il gioco decide. Oh, a volte il gioco si bugga e decide che non, non vuole scendere dalla quale. Visione di chiesa e poi visione di follia. Sì, va bene. Scavità il messa, ma no, no, non voglio scavitarlo. Mi bevo una pozione tra l'altro, di mana. Più avanti oggetto, siamo sicuri? Ho una trollata. No, più avanti oggetto il cazzo. Questo è un troll belle buono. Gli scritto pure il messaggio. Maledetto. Sì, dai, cioè, qui è sicuro, muori. Ma proprio al 100%. Pio di trollerini, eh, sto gioco. Più dei precedenti Souls. Molti di più. Sarà che ha avuto un successo imparagonabile rispetto ai precedenti Souls. Cioè, avete letto che numeri? Eh, aspettate, fatemi, fatemi recuperare la news, perché l'ho letta giusto ieri ed è impressionante. Elden Ring ha eh, superato... Non lo trovo più. Eccolo, Elden Ring ha superato 13 milioni di copie in un mese 13 milioni di copie in un mese Cioè, raga, è più di, è più di quanto ha venduto Skyrim Al lancio, intendo Poi vabbè, è uscito a 10 anni in Skyrim Però è, è folle È veramente folle Un successo meritatissimo, eh, meritatissimo Allora, Bando alle Ciance, mi sto un po' perdendo Quel drago mi ha... Ah, lì c'è il tizio grassoccio. Cerca, cerca dita, ma più avanti Buco. Sempre questi messaggi un po' trollerini, va bene. Cioè io mai avevo immaginato che un gioco come Elden Ring potesse avere un successo superiore o comunque paragonabile a quello di Skyrim, che era un gioco estremamente accessibile, estremamente pop. Molto furbo anche in termini di marketing. Eh, Bethesda sa come vendere un gioco. Guardate che bella luce qua, tra l'altro. Prendiamoci un attimo per, per ammirare la bellezza di questo paesaggio. A proposito di gaming, anche se non so se si può definire tale, ho scoperto che su Twitch c'è gente che gioca da zero con migliaia di follower. Sì, il gambling. Sì, sì, lo so, Alessandro. Assurdo poi ha delle parole vietate che se le pronunci ti bannano. Ah, assurdo che Twitch ha delle parole vietate ma se, le pro... ma se il gioco d... No, scusa, stasera non so leggere, sono un po' dislessico. Dicevo, assurdo che su Twitch hai delle parole vietate che se le pronunci ti bannano, ma il gioco d'azzardo invece è ok. Con referral per iscriversi e guadagnare le sue dipendenze altrui. Quello doveva attaccare il famoso senatore. Sì, sono d'accordo. Assolutamente. Il gambling. Io non ho niente contro il gambling. Però il gambling deve essere fatto da persone adulte e non deve essere accessibile ai minori. Invece Twitch. Su Twitch è pieno di bambini. Pieno zeppo di bambini, proprio. Eh, quindi, sì. Madonna. Sì, comunque lo so che c'è gente che spende una fortuna. Di solito sono quelli che sono già milionari e possono permettersi di buttare tipo 10.000 euro in una serata. Magari anche 100.000 dollari in una serata. Boh, beati loro, che d'ina. Io il massimo che posso permettermi è giocare al den ring in una serata. Senza... Oh, ecco. Cercando di non morire, tra l'altro. Skyrim aveva un hype pari all'iPhone. Eh, è vero, me lo ricordo Alessandro. Sì, sì. Era diventato un meme. Era letteralmente un meme, il fusro da. Dovaching. Dovaching. Guardate che bello qua. Screenshottino, scusate. Però a quanto pare anche il Den Ring, raga. Anche il The Ring. non l'avevo mai detto. Guardate che bello. Vi faccio notare solo un dettaglio lo scudo che essendo metallico al sole è dorato. Vedete che fa. Ecco, adesso non più. Aspetta, prima si vedeva Ecco, vedete che lo scudo dorato che al sole. Guardate come riflette. Beh, comunque è un giocone. Se lo merita il Denring. Tutto questo successo. Ah, questo è un lupo. Buonasera, signor lupo. Mi sono letteralmente passato sopra. Un altro lupo! Vabbè, questi sono, sono nemici di livello basso. Chi è qualcun altro? No. Ma no, Plini peggio. Ho saputo che ci sono agenzie che danno denaro gratis a giocatori per fare le live e intrattenere. Quindi manco ci spendono loro soldi ed è al limite legale. Così ho sentito non so se è vero o meno. Ah, guarda, può essere, può essere Alessandro. Nel mondo in cui viviamo non stento a crederlo, guarda. Viviamo in un mondo, in un mondo molto strano. Mm, è un mondo pazzo quello in cui viviamo. Soprattutto nell'epoca in, nell in cui stiamo vivendo, appunto nel 2022. Eh, succedono veramente le cose più strane. Quindi, possibile, guarda. Devo farlo anch'io, Plinius. Che ne dite, ragazzi? Plinius, gioco d'azzardo. Beh, gli occhiali da, poke, da pokerista già ce li ho. Faccio un po' di gambling. Io non potrei mai fare, potrei mai fare il gioco d'azzardo. No, al massimo potrei fare un po' di poker. Io a me piace il poker. Però, poker all'italiana. Attenzione, il Texas Hold'em mi fa cagare. Io gioco solo poker all'italiana. Gioco di un'intelligenza sopraffina al poker all'italiana. Ho passato. Mi ha, grazie al poker all'italiana mi ha fatto passare tante belle serate con gli amici. Cioè, erano serate in cui poi si litigava e ci si insultava. Però. Però erano belle serate, dai, col seno di poi. Più avanti, non morto, quindi prova sacro. L'occhio della belva trema, mm. un po' inquietante. Oh, marinaio tibiale. Un attimo, ma scusa, io eh, volevo attivare. No, vabbè, ma va a cagare. Dio santo, one shotato. Cioè, io ho 40 di vitalità e va one shotato. Ma va a cagare, va. A... Arrivo, prendo un po' d'acqua, ragazzi. Faccio un refillone d'acqua, arrivo subito. salute bevi ho bevuto e eh, palla grazie per l'autorizzazione e mi sgranchisco anche ah. allora perché è meglio secondo te il poker all'italiana tecnicamente brutta fine sì, bruttissima fine bruttissima <coughs> così facciamo una combo grande grazie grazie ragazzi uh, intanto torno lì perché io in realtà sono molto sono molto Praticamente Qui Perché è meglio? Allora Oddio, difficile spiegarlo um, Il punto è che nel poker all'italiana uh, No, non è a qui Dove cazzo Dove No, ho sbagliato tutto um, Altopiano di Altus Colle cospicente qua Proviamo, eh, dicevo, allora nel poker all'italiana le carte sono coperte, tu hai le tue 5 carte e, e, e puoi cambiare, io lo ritengo superiore tecnicamente perché nel poker all'italiana puoi cambiare ragazzi, che scusate se è poco, è una cosa fondamentale, cioè fa tutta la differenza del mondo, mentre invece nel poker, nel Texas Hold'em tu non puoi cambiare, quindi se tu inizi con una mano di merda, tu c'hai una mano di medda, poi certo è diverso perché dipende anche dalle carte che sono, che sono visibili sul tavolo. Però per me eh, il, il fatto di poter cambiare carte è una cosa fondamentale. Non mi piace l'idea che se io ho una mano di merda resto con una mano di merda. È diverso il Texas Hold'em, perché io come mentalità perché si basa più sui bluff, eh, sull'importanza del bluff. Mentre invece poker all'italiana sì, anche c'è il bluff, però soprattutto è importante eh. Uh, Eri che ho morto, sì. Poca l'italiana te la giochi, cazzo. Puoi cambiare le carte, puoi. puoi fare. puoi rilanciare, puoi passare la mano, puoi fare chip, fold, eccetera. Insomma, hai molte più possibilità, secondo me. E la differenza è che il Texas Soldem è un gioco più matematico. Nel senso che eh, chi vuole vincere a Texas Soldem deve conoscere tutte le statistiche e le probabilità delle, delle varie combinazioni. Infatti, il Texas Soldem te lo può giocare un algoritmo. Um, se, se una macchina, un computer gioca a Texas Soldem, eh, diciamo che è fortissimo. Perché è tutta una questione. Poi, vabbè, ovviamente conta anche i bluff, tutta la parte. Ah, innanzitutto devo recuperare le mie anime, eccetera. La cupa... La paese? Sì. Allora, adesso facciamo un bel giro, ciao. Mentre invece nel Poké italiana eh, è molto più... Non lo so, io lo trovo molto più umano. Cioè l'elemento umano è fondamentale nel Poké italiana. Sei tu che scegli cosa vuoi fare se vuoi giocare... Se vuoi giocare, se vuoi lanciare, se vuoi ritirarti, se vuoi passare, se, le, se vuoi cambiare le carte, quante carte vuoi cambiare, eccetera, eccetera. Beh, in realtà nel Texas soldem cambi o meglio la mano si evolve con le carte sul tavolo. Esatto, ma tu non le cambi, mi sembra Alessandro, poi magari sbaglio, eh, però tu nel Texas Hold'em non cambi, non puoi cambiare le carte, non puoi scegliere quante carte cambiare e quali cambiare. Eh, semplicemente si evolvono le carte che sono sul tavolo che però è una cosa si evolvono per tutti è una cosa completamente diversa dalla possibilità di scegliere tu quante e quali carte vuoi cambiare quando ho fatto la scuola di poker ho dovuto imparare a memoria tutte le probabilità esatto io sono partito da un'idea romantica invece matematica e statistica e eh, il Texas Hold'em è così Alessandro è per quello che dirò che a me non piace perché il Texas Hold'em è tutto matematica e statistica esattamente come hai detto te e hai ragione così Invece il poker all'italiana Sì certo anche lì ci sono le, le, ci sono le probabilità Che ti entri un tris Piuttosto che una scala Piuttosto che un colore Piuttosto che un poker O la scala reale eccetera eccetera Però nel, nel poker all'italiana Conta molto di più Come dicevo l'elemento umano Ci si guarda negli occhi Bisogna bleffare Insomma Ecco, questo però è, è un problema. Ne evoco. Chi è questo? Ah! Un aure, orco bestia! Dio fa! Dio santissimo. Mi nascondo qua dietro, eh. Dov'è la mia lacrima di Sta facendo il devasto? Orco, Via, via, via. Ma non lui. Meno lui, cazzo, che il boss. Quanto è stupida la telecamera di sto gioco. Beh la mia lacrima riflessa però sta facendo un bel un bel massacro. Tyeee! No? Yeah! Via 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 levati da qui cazzo che mi stupra! Minchia sono ancora vivo, incredibile, un HP letteralmente. Grande lacrima riflessa! Uh, uh, uh. Le ambientazioni sono molto belle, ispirate! No, assolutamente, stupendo. Eccoti, grande zio, andiamo! Le Beh, questo gioco è un capolavoro. Anche proprio per le ambientazioni, eh. Ogni volta li faccio l'attacco caricato Ovviamente che è quello che fa più danno Ha un botto di Madonna cos'è? Ok calma Tu intanto muori Così almeno rimane morto Molto bene Molto bene Ancora ancora Dai che lo finiamo Tie! Infame! Eh, grazie alla mia la mia lacrima riflessa. Ha fatto il suo Radice mortale vocazione di tibia. Certo, gli stronzi ci sono sempre, vedo. Andatevene. Ho ammazzato il vostro capo. Levatevi dal, dai coglioni. Non ci vuole riaffrontarli tutti, cazzo. Sono... Sono un macello Prova a destra Qui Vabbè eh certo Poi chi veniva dal basso Ancora Quanto sei Ah che insistente Rompiballe Almeno fatemi luttare. Scusate permesso Fiuma di falco tempesta Ok ci sono, io in questo gioco luto, mi capita di lottare un sacco di oggetti che, che non ho più pallide idee di cosa facciano. Purtroppo. Vabbè, qui c'è qualcuno. Quindi rune. Ah, ho 30.000 rune, tra poco posso di nuovo livellare. Minchia, sto boss mi ha dato una quantità di rune folle, si vede che è un boss importante. Scheggia di mortacci tua, scheggia di ossa umane. Li mortacci. Chi è? Aiuto, oh, qua è pieno di stronzi oh. Uno non si può fare una passeggiatina al lago Uno non si può andare in vacanze Dove vai questo weekend? Vado al lago E eh, poi il lago è questo Beh, bello Un bel lago Proprio rilassante Il vostro capo è morto Volete un lavoro? Cheat Scarface Esatto Bravo Alessandro, digliano O volete morire anche voi Pietra da forgiatura, molto bene e eh, questo, questo è più incazzato degli altri Ma no zio ma io Allora io dovete sapere che ormai dopo 100 ore che gioco a sto gioco Io ormai ho capito che fare i mob è totalmente inutile Perché i mob tanto respawneranno tutti la prossima volta che andate al falò E quindi io i mob a meno che non sono proprio necessari perché mi bloccano il passo Io i mob li skippo e eh, io faccio i boss Eeeh ma come me tutti... cioè il giocatore è meglio di dare dei souls se fa così. Perché tanto questi stronzi repopperanno tutti. Quindi ciao All'inizio All'inizio li facevo tutti con grande attenzione, con grande cura. Però dopo 100 ore... cioè cazzo è 100 ore che sto giocando al den ring dopo 100 ore. Ciao ne. Andiamo al prossimo boss e arrivederci. Chi c'è? Ah qui c'è un'entrata Allora questo lo devo ammazzare Perché devo mi interessa entrare di qua È solo che poi devo ammazzare due volte Certo Bene Uno l'ho ammazzato due volte Adesso anche quello Presto ma che ripoppi Bene Ah ah Qualcun altro? Uh. Quindi è di fatto una boss, un boss fight simulator. Sì, vabbè, oddio, così un po' lo sminuisci, Alessandro. È, è, un, è comunque un bellissimo open world. E poi, come vedi, i mob comunque li fai, cioè non è che non li fai, però. Indubbiamente i boss hanno un'importanza, beh hanno un'importanza diversa indubbiamente rispetto ai mobili del cappero. Come anche giusto che sia, eh. Uh. Allora qui... Uh... Allora ho beccato più robe assieme. Allora prima apriamo sta porta e vediamo dove mi porta, scusate il gioco di parole. E poi torno a fare l'altro dungeon che mi sono lasciato indietro. Uh, qui mi sa di roba importante Catacombe di Wyndham eh, Certo quante catacombe in sto gioco eh? Vabbè E dovrei anche poter livellare a momenti uh, No livello 30 Devo solo guadagnare 1000 rune in più Lo faccio subito direi gli dico di usarle usiamo questo ah un po non c'è bisogno di, di usarne così tante ma va bene e quindi sì ragazzi poche all'italiana dicevo fidatevi di me se non l'avete mai provato non fatevi corrompere da questi maledetti americani che sono arrivati e cercano di colonizzarci di far diventare l'italia una colonia per carità, tanto amore agli americani. Non ce l'ho con gli americani. Però dicevo, mannaggia, gli americani. Giocate il poker all'italiana, provatelo e poi mi direte. Quello dei nostri, dei nostri padri, dei nostri nonni. Infatti, a me il poker me l'ha insegnato mio papà, che una volta è un giocatore. È un giocatore professionista una volta. Ma vi parlo di tipo 40 anni fa. Nuovo livello, quindi io continuerei a far salire la, la tempra. No, aspetta, un po' di, di destrezza. Oppure anche un po' di forza. Io di forza ne ho poca. È vero che sono un samurai, quindi non è che debba per forza averne tanta. Però. Fatti un attimo vedere. Io mi ho segnato quale, quali stat livellare. Beh, la destrezza sicuramente è la mia main stat. Oltre alla vitalità che in questo gioco è fondamentale perché qualsiasi cosa ti uccide. E vabbè, dai, aumentiamo un po' la vitalità. Perché la vitalità aumenta i danni dell'arma, mentre la forza... Uh, sì... La forza aumenta un po' tutto. Quindi anche la robustezza, l'immunità, la concentrazione, la resilienza. Ah no, ma anche questo non me ne ho accorto. Vabbè, insomma, mettiamo la destrezza e avanti. Allora, questo dungeon in realtà lo faccio dopo. Perché prima ho visto che c'è un altro lì dietro. Che dicono? Qui. Più avanti Tom. Eh, vabbè, sì, grazie, l'ho visto. Zi. Ah, appunto qui, mannaggia a me. Uh, niente, ragazzi, ho riposato al falò e quindi. E quindi tutti i mob sono ripoppati. Mm. Mm, me le ho dimenticato. Porca, che due. Mm. Vabbè, facciamoli più in fretta possibile. Uh, uh, uh. Madonna, questo mi affetta. Sì, però stai fermo, zio. Eh, dai, come che... Ti, mu ti muovi in modo spastico. Ecco, adesso fatti ammazzare una seconda volta. Ok. Chiave, sì, e andiamo. Cosa ci aspetta in profondità? Qui qualcuno c'è già morto, brutto segno. Più avanti, non morto. Ok, uh, go. Ma uno solo o tanti? Tanti, eh, sono un po' tanti. Sono. Allora, cerchiamo di farli fuori il più in fretta possibile. Ecco, morite, benissimo Lol, vabbè, schiantato Tutto qui Lol. Vabbè, mi aspettavo un boss non morto, gigante Eh, sono troppo forte La trappola Oh, ma qui qualcuno c'è morto Qui qualcuno c'è morto. E cioè? Forse perché si è portato in questa stanza i mob. Si è portato i mob dentro. Sì, mh, di per sé non c'è nulla. Talismano del drago perlaceo. Drago perlaceo. Sembra figo. Incrementa notevolmente la resistenza ai danni non fisici. Mmm. Wow, sti cazzi. Io ho già tra i talismani equipaggiati che sono il sigillo cicatrice di marica. Come vedete, il talismano tartaruga verde e il sigillo piaga di Radagon. Questo soprattutto è fortissimo eh, Nel momento in cui si troppa va equipaggiato obbligatoriamente. Cioè... Non si può non equipaggiare, ecco. Allora, quindi niente, possiamo andare a fare l'altro dungeonino, le catacombe di Windham. Quasi mezzanotte, vedo. Bene. E andiamo, sperando che non sia un dungeon eccessivamente impestato che è sempre un problema quando succede. Allora, qui c'è l'entrata che è sicuramente è bloccata finché non... Qui c'è già una trappola, vedete, da qui sicuramente usciranno dei, dei dadi. Questa ovviamente è bloccata. Fai attenzione trappola Sì l'ho visto zio. Questo vai chiamato quando è... quando è giù. No! Eh, infatti ho già preso un... Allora, cerchiamo di salire subito che qui... Eh, ecco qua. Avanti segreto Davvero? Non credo proprio Io sono sempre un po' Sono sempre lì un po' indeciso Quando leggo questi messaggi Dico magari è vero Magari è vero Ma alla fine non è vero Quindi vaffanculo Adesso gli metto un bel votaccio Tiè, Così impari Comunque richiamiamo l'ascensore Anzi, non noi perché così se muoio è già sopra. Uh, questi? Mmm. Ai, ai, ai. Uh. Che bello! No no calma, calma! Allora qui devo studiarmela bene! Brutto stronzo! Porco bestia! Quanto cazzo si muovono! Maledetti! Maledetti! Quanto sono veloci! Porco Giuda! No! Stronzi, stronzi! Guardali ah, che bastardo Pezzi di merda Pezzi di merda Buonanotte Palantir Grazie per essere passato Buonanotte Pezzi di merda Di merda di merda Gli faccio un culo adesso Meno male che io l'avevo anche pensato Ho detto lasciamo l'ascensore su Perché magari ci muoio e mi servirà subito Ecco Sono morto No, si muovono veramente in modo è difficile colpirli si muovono come dei pazzi veramente ma adesso lo so e non ci casco o almeno non come prima certo anche se non, se, se non impazzisse sarebbe meglio eh Eccolo, vaffanculo Il problema è quando sono in due Pezzo di merda Stronzi No, cazzo, devo pigliare il loot Di qua? Si va da qualche parte? No Hanno avuto solo culo prima ma uccidemi Allora lì vediamo già qualche Uh beh chitiamolo da qui Ehi hey, bello Vieni un po qua Basta edone Oh, dio fa... Dio, è oh. Bene... Non... è impegnativo, ma... Ma con calma e con metodo si fa. Questo è un gioco che ti insegna ad, essere, ad avere un metodo. Bisogna essere metodici in Elden Ring. Niente, bisogna essere metodici altrimenti il gioco ti massacra. Continuiamo. Fai attenzione messaggio attenzione su è eh, ovvio che c'è una trappola su chi è? Che vengono pure in questa strettoia li combatto uh ma un po' di fuoco che secondo me a lui fa un bel po' di danni il fuoco no? un cazzo così poco ho detto di più e eh, vabbè allora dio facciamo cos'è? magari riesco a upire entrambi uh. Oh che ansia! Bene. Poi questa strettoia mi dà una mano in realtà, perché insomma, sicuramente non mi possono prendere alle spalle una strettoia così, quindi... Scudo. Una... Devo tra l'altro sapete cosa? Devo craftarmi un po' di, un po di munizioni Per l'arco Creazione oggetti Frecce uh, freccia d'oro oro incendia... Cosa cambia? Questa fa 10 e 90 di fuoco 10 90 Facciamone un tot Bene Beh, questo... Ma è super buggato questo Super buggato Ok A volte i bug è capitano anche su Ring Adesso che sono pieno di... Ecco, fatti colpire, però. Eh, ecco, lui il fuoco lo subisce come se lo subisse. Madonna, che lentezza. Almeno lo ammorbidisco un po'. Oh! Dio, 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 maledetto, dio, maledetto. Pezzo di merda. Lo sapevo che non dovevo fidarmi. Dovevo continuare ad ammazzarlo con le frecce. Sto pezzo di merda. Vabbè. Uh, ragazzi lui è lento mi rendo conto perché porco è lento perché ogni due metri c'è una trappola e... non, è che, non è che si possa fare molto altro e fanno pure male sti pezzi sti schifosoni comunque adesso ho capito come si fa lo attacchi e poi doggia tanto lui è lento e lento sì, però magari cerca di colpirlo, Dio santo. Bene, là arriva l'altro stronzo. Stavolta non ci ricasco. Ma per non perché mi cambi target? Uh, se questa è una trappola? Ah no, ecco, speravo. Potrebbe aiutarmi. Il dungeon che cambiano. Aspetta, eh. i dungeon che cambiano con il gioco degli scrigni e trappola li hai già incontrati? Urco questo, anche qui c'è una trappola. Eccoli, anche lì c'è un altro, vai eh, da lì. Um... No, non saprei, Red. Non mi risulta, non mi dice nulla la tua iscrizione. Quindi mi sa che non l'ho ancora fatto. Cos'è che dicevi fammi leggere I dungeon che cambiano col gioco degli scrigni trappola No non l'ho ancora fatto Non ne so nulla Sono pochini in gioco ma molto carini Peccato vengano poco sfruttati Infatti io finora non, non, non ne so nulla Devo continuamente guardarmi in alto Perché qui Si sì, c'è una trappola Abbiamo capito Qui c'è qualche altro Eh sì. Venite, venite, A sto giro ho capito che c'ha... Venite tutti qua, dai, su. Molto bene, molto bene, che... Tifoso. Quanti cazzo sono? Un esercito Devo guardare più No, questo mi carica Passo di qua, così attivo la trappola Non se l'è presa, peccato Se io ripasso? Niente C'è un culo, amico Ecco, a questo giro però ti ho preso ti è stronzo Oh mm. Bene Sono veramente tanti Ah, e lì c'è uno stronzo eh, Con valleio spettrale bene, que bene, questi mi servono Questi mi servono per potenziare la... Qui c'è qualcun altro schifoso, no? Guardate quanto sono ricoperto di sangue C'è cioè una roba impressionante Mi fa capire quanto è impestata la zona Dicevo, la comballeia spettrale mi servono per potenziare la lacrima riflessa, mimictia E eh? quindi benissimo Allora, lo chito Prima mi guardo su... Non vorrei... Prova a tirare lo scopetto e poi prova trappola. Si può fare. No, 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 no. perché? Vabbè. Ho tutto, ho fatto veramente un epic... Mi ha cambiato l'A il... Vieni, vieni. Quanto danno gli fa sto coso? Beh, un po' di danno glielo fa, dai. Certo, non voglio abusare, eh. Quindi cerco di ammazzarti anche un po' il vecchio modo il vecchio modo. Uh! O Come è, è lui che ammazza eh. Vabbè puoi e io però sono un cre No non scherziamo non fa Non moriamo Dopo tutto quello che ho fatto per arrivare fin qui Muori, che cazzo Che sofferenza sto dungeon Sto dungeon Schinieri da cavaliere di Lendel Ah beh se questo è l'antipasto di Lendel Si è messi male A proposito mi è venuto in mente A proposito di schinieri Gli schinieri sono le gambe Quindi Vediamo un po' come sono Allora pesano di più Però danno più fisico. Sono, eh, sono molto più forti come fisico Meno come sa eh certo così mi aumenta il carico Però è sempre medio non, Quindi Ok ok L'importante è non far trollare E poi dimenticavo Di guardare anche un'altra cosa Io qui avevo lottato un elmo molto bello molto interessante Eccolo Maschera del Signore In realtà è da mago LOL Però che è particolare Indubbiamente particolare. Maschera del precettore. Tutte queste maschere sono molto particolari ma ovviamente sono più da mago. Invece così diventa carico pesante. Non, voglio, non vogliamo che diventi carico pesante. Allora, c'è qualche altro schifoso che mi vuole prendere. Con Vallaria sepolcrale, questo benissimo. No bene, qui non... incredibile ma vero abbiamo visto tutto. Mamma mia, che l'ira sta stanza è stata una sofferenza. Ma come faccio ad andare qua? Forse ci arrivo più tardi, immagino. No. E allora andiamo avanti. Oh, qui c'è molto qualcuno che... Okay. Non dimmi che c'è una trappola pure qui che... Ah, siamo arrivati al boss. No, anzi no, questo non è il boss. Questo è l'area... Quando c'è questa nebbia... Oh, occhio qui una trappola. Fai attenzione su. Uh, è vero. Vieni qua. Pezzo di merda. Questa dicevo, questa non è a Nebbia il boss, questa è la Nebbia di un'area opzionale. Quindi usare chiave della spada, sì. Che c'è qua? Nessuno? Nessun nemico? Più avanti bugiardo. Probabilmente qualcuno aveva detto oh, più avanti parete illusoria. E non è vero, ovviamente. Amuleto scorpione del fulmine. Amuleto scorpione, beh, vediamolo questo amuleto scorpione del fulmine. Oddio, qual era? Questo. Allora, aumenta l'attacco fulmine ma riduce la resistenza a danni. Aumenta l'attacco sacro ma riduce. E non me ne faccio niente. Io sono. Insomma, sono, sono un altro. La mia build è, una, è un altro tipo. O meglio, il mio PG segue un altro tipo di build. Ecco, per dirlo in italiano corretto. Uh, allora, lì c'è qualcuno. Fai attenzione su. Allora, questo qui lo attiriamo allo scoperto così almeno mi, deve, mi attacca lui. Se cioè, non ci arrivi, zio. Guarda che bastardo. Io ho Ho fatto ho fatto una cosa negativa. Io nel senso che io credevo di averlo... Di averlo triggerato in questo modo veniva da me. E invece no, in questo modo l'ho triggerato nel senso che mi rompe le balle. Ma qui non viene. Allora facciamo che si. Stre uh, occhio alla trappola. Allora facciamo che si dimentichi un attimo. Scendiamo un attimo, così si dimentica di me. Poi risalgo. Scusate l'attesa, ragazzi. Però, però attendo, in Elden Ring o giochi così. Oppure muori. Cioè, bisogna giocarlo con, lentamente, con attenzione A meno che, ovviamente, non hai una build che rompe il gioco Allora lì puoi fare tutto quello che vuoi, ovviamente Sì, sì Ok Almeno lui si è disaggrato Eh, è disaggrato il cazzo Che succede? Eh? Aiuto Eccolo qui, che succede? Madonna, madonna, madonna Qualsiasi cosa sia è molto... È una specie di trappola... Però attenzione è bugiato Quindi più avanti non troverai percorso nascosto Ma si sì, ma chi ha detto che c'è un percorso nascosto fa... Eh però tu da qui non riesci a prendermi è Stronzo Adesso ti do io pamper focaccia Allora niente qua bisogna buttare sì. No Dio fa che risto. Qua questo... te Mamma mia Dimmi che non c'è qualcuno alle spalle Ecco, ci manca pure quello alle spalle Porco Giuda Che cazzo di cazzo di situazione di merda Vabbè, facciamo che quello lo faccio dopo Perché adesso qui... Madonna, no, questo mi fa paura Io ho praticamente finito... Madonna, raga Mi fa paura questo Allora, quanti... Ok, allora, quindi devo li utilizzare, devo utilizzare a manetta il. lanshit, lo sfoderamento, perché altrimenti mi fa un culo. Io spero che sia da solo. Dimmi che è da solo, perché non è da solo, c'è cioè pure quest'altro mob. Porco Giuda. Allora, cioè mi faccia aggravare dal mob. No, mi ha visto, no, disastro, un disastro raga. No, vabbè, è troppo difficile. No, ma raga, un... cioè, io ci ho messo mezz'ora per arrivare fin qui. Io ci ho messo mezz'ora solo per arrivare. No, vabbè, mi spiace. Io mi arrendo. cioè Non, non, non lo rifaccio tutto. Non lo rifare, ma, ma poi è troppo è noioso anche per voi Cioè devo fare tutto Un'altra un mezz'ora Per arrivare lì e poi magari morire di nuovo No vabbè lo faccio un'altra volta raga Cioè troppo noioso Non, non voglio farvi vedere una roba così uh... Però veramente che cazzo eh? Io va bene la difficoltà Va bene tutto Però alcuni punti sono veramente bastardi in sto gioco sono veramente bastardi Mi metti un mob così difficile alla fine di un, di un percorso che è già difficilissimo Andiamoci a fanculo, dai, anche perché è mezzanotte e venti, facciamoci ancora un po' di esplorazione E poi, poi ci salutiamo Perché... Cioè che, che, che palle dover rifare tutto Calza non l'ho visto, fatemi vedere. Eh, così facendo ho perso le rune, vabbè, ma in realtà sti cazzi hanno tipo 3.000 rune, quindi nulla. Mattino, facciamo fino a mezzogiorno. Mi spiace, eh, però... Però no, cioè... con tutto il bene che voglio a sto gioco allora eh, vabbè lì ho già visto prima dunque altre zone da esplorare sempre in questa regione qui ci sono stato prima vabbè qui sono un po di non modi di scheletri lì eh, dove sono stato prima avanti caverna e poi oggetto necessario Sì l'ho già l oggetto necessario non so quale sia la caverna invece ahimè l'ho già conosciuta uh -huh. Ma chi è quello? Più avanti caverna oh Monte Gelmir. Ok ah ma qui ce l'ho già sta ma certo ho capito dove sono Tanto, qua non c'è un. Ah, no, di qui sì, ma certo. Ma certo, di qua ci sono, ci, ci sono già andato. Ma da un'altra parte. Sì, sì. Sarebbe così bello trovare la mappa della zona. Allora, facciamo che vado verso. Vado qui e vado verso est. Oppla, alto, pieno di alto. Guardate che bei paesaggi. Ciao, ciao, buonasera. Non, non, non mi interessa, non ho voglia, di farli tutti. Me ne vado. Oh, non è che ci muoio qua, eh. No. Permesso. Scusate. Ecco, di qua, proseguiamo di qua. Cioè, ce n'è ancora da esplorare, eh. Solo che qui c'è una depressione. Quelli mi hanno mollato. Bene. Screenshot tattico, okay. che è comunque un bel vedere. E solo che qui devo scendere. Scendiamo. Scendiamo. Godiamoci un po' questo open world, che è sempre così bello. La cosa sicuramente è la cosa... Personalmente è la cosa che mi piace di più di questo gioco. I dungeon invece li sto abbastanza odiando. Soprattutto. Cioè non i, non i dungeon in sé, perché di per sé hanno anche un bel level design. Però dopo un po' iniziano a diventare veramente impestati. Per fortuna la cosa positiva è che questo gioco può essere giocato in cop. Co quindi. Quindi se c'è un punto troppo difficile ve lo fate con un amico. Ed è quello che dovevi fare anch'io. Dovevi. Ah, lì c'è la mappa. Devo andare là. Ed è quello, dicevo, che dovevi fare anch'io. Col buon Aschiz, dovevi farmi un bel giro. Insieme a lui che ha finito il gioco. Con la sua build la lamerina. Allora, buonasera. Facciamoci questo accampamento. Chi c'è? Oh, oh, oh! Chi cazzo è? Che spada dove da dove, dove? Ah eccolo, c'è una balista, eh. Pezzi di... Pezzi di balista. Via, via, via. Brutto pezzo di una balista. Cosa lanci? Sono qui, stronzo. ecco, adesso non lanci più la tua balista della minghia. Posso rompere anche la balista? Vabbè lo facciamo dopo, adesso prima devo ammazzare. Sti, quanti cazzo sono? Madonna, sono tanti. Si può evocare la lacrima riflessa? No, eh, figurati. Troppo bello. Venite, venite, vi ammazzo un po' per volta. Ce n'è per tutti. Tanto ho 10 pozioni della vita. Qui si può luttare, Adesso le baliste, l'importante è che le baliste non le, la, uh, non le lanciate più. Un po' di loot qua? No. Allora scendiamo un attimo da cavallo. Alcuni punti, forse, è meglio, paradossalmente, è meglio farli a piedi che a cavallo. Più avanti talismano, beh, chi sono io per dire di no? Talismano gran scudo, uh, ma questo mi può interessare. Io utilizzo lo scudo, cioè, certo, non utilizzo il gran scudo, però utilizzo uno scudo come. Vediamo un po' cosa fa, incrementa la capacità difensiva, beh. Ok, l'importante è che sia sempre in medium roll. Interessante, vi dico ragazzi, teniamolo. Uh, tra l'altro, siccome è mezzanotte e venti, accendo un attimo le luci notturne. Eh? E insomma. E andiamo avanti. Eh, Elden Ring, gioia e dolori. Tra l'altro col, col fatto che avete visto no, che Starfield è stato rinviato al, al 2023, sicuramente ne parleremo nel prossimo salotto degli MMO. Dicevo, col, col fatto del rinvio di Starfield, aspettate che aumento un po' la mia luminosità, ecco, così vedete meglio. Col fatto del rinvio di Starfield, a questo punto possiamo già dare il, il, got, il Gothic del 2022 al Ring perché praticamente è mai più avanti trappola, quindi fai attenzione. Allora, per una questione di completismo, cioè voglio... no, vabbè, sti cazzi. Dai. Già c'ho tanti mob da ammazzare. Lasciamo perdere il completismo. Qui spacco tutto per vedere se c'è loot. Eh. Non, è che sono... non è che sono diventato autistico, è che spaccando tutto vedo se c'è loot. Oddio, sì, sono anche un po' autistico. Questo è esplosivo? No? non c'è loot. Che tristezza. Niente, proprio spacco tutto, loot zero, zero titoli e zero loot. Vabbè, andiamo avanti. Ah, qui è giusto, qui, qui, qui. Spada aurea del troll. Questa deve essere fortissima, solo che immagino che richieda una forza sovrumana che io non ho. Allora, proviamo andando a andare dagli stronzi di prima, ma non a cavallo. Oddio, forse non è una buona idea affrontarli non a cavallo. Proviamo. Alla peggio scappo. Vendetta, eh sì. Ma io non capisco. Ah sì, si sì, possono rompere. Molto bene, allora spacchiamo tutto. No! Vabbè, però io sono stronzo. Perché? Si mi si può. Raga! Raga, non va più avanti! Il PG! Oh, io comunque sono, sono un campione. Li trovo tutti io i bug su sto gioco. Guardate, qui c'è una specie di muro. Poi per carità. Mamma mia, no. Già il gioco è difficile di suo. Poi se ci metti puoi i bug, è proprio morione dorato da. Che cos'è un morione? Guarda quello, guarda quello. Avete visto quello che corre? Adesso gli faccio una, un attacco in salto. Yeah! Bello, questo mi è piaciuto. Allora, fatemi un attimo guardare. Sono curioso... Morione. Ah, si, sono... sì, tutto, tutto un po' una medda però. E poi c'è la famosa spada aurea del troll, che deve, essere... deve essere molto forte, ma non ho abbastanza forza. È un'arma un colossale. Eh. Dico solo questo. Proviamo cavallo, va Eh però pure tu se ti muovi in modo così Pietra riscaldante Ah mi riscalda Qualcun altro Ah va bene va bene Ti faccio a piedi Vieni, facciamo un bel combattimento all'antica Vediamo se riesco a ti 20 No eh, proprio non ne vuoi sapere Vabbè facciamolo così Easy E quindi tutto tutto ciò non c'era niente in questo accampamento non arrenderti, vecchio pazzo, ecco. Un po' di messaggi criptici, un po' di trollate, loot quasi nullo. Però aspetta, non è finito, eh. Non è finito. Orco bestia, qui c'è il pumpkin, eh. Uh. Oh! Ok allora questo è meglio farlo a piedi proprio Questa eh? Quanti cazzo di attacchi fa Ah eh, poi ho toccato Quanti ne fa? Non si Dio Cristo Maledetto. Sono in un posto del merda. Ma guarda che roba! Ce la fa all'infinito. Ah. No, all'infinito no. Dai cazzo. Oh, che mi lasci una pietra del santuario. Va bene. Ci siete ragazzi? Siete ancora con me? Più avanti sofferenza, ma ancora? Cioè è come se già non ce ne fosse stato abbastanza? Che okay. è? Uh, lì c'è un cavaliere. Aia. Pure il cavaliere ci mancava. Allora, devo... Il mio obiettivo è arrivare alla mappa. Magari il cavaliere per adesso lo evito. Di... devo andare... Esattamente alla parte opposta rispetto a dove... No, eh, no, invece è proprio lì che devo andare. Guarda, Scarabeo. Visione di insetto, ma dove lo vedete? Gli Poi gli insetti? Io vedo solo un cavaliere. Belli questi spazi aperti, eh, sempre belli. Ecco, bene, bene, vedo un falò e anche un albero. No, andiamo un attimo all'albero che dovrebbe esserci un seme d'oro. Golden Seed per potenziare le pozioni. Se, sì. si, sì, eccolo qui. Molto bene, questo è molto importante. Mercante? No, da me non c'è nessun mercante. Magari arriverà più tardi. E poi qui c'è. Io sono sempre curioso di leggere questi messaggi. Più avanti, ma. Ah, giusto. E già che più avanti c'è la mappa, quindi prendiamo la mappa e poi il falotto. Ma questi stronzi li ammazzo. Tie yeah. Oh, e perché non mi pigli il loot? Ecco. Eccola qui la mappa. Chi è? È buono? Costui? Ah, si, sì, questo qui l'ho già visto. Allora, aspetta un attimo che piglio. Molto bene. Oh, le! Trovata una mappa al topiano di Altus. Porco bene, che mappa strana. Ah, ma sì, me lo ricordo. Questo è. Questo stava alla tavola rotonda. Riguardo al nobile maschera d'oro: non l'ho trovato. Mmm. Studia incantesimi. Uh, lui vende un botto di incantesimi. Attutisce il suono dei passi, riduce i danni il rumore delle cadute. Produce un'onda d'otto che respinge i nemici. Certo, io non sono esattamente un mago, però. però qualcosa gli acquisto. Dai, attutisce questo. Richiede 10 fede, io manco ce l'ho 10 fede. Però, vabbè, voglio fare un po' di spesa, un po' di shopping. Aspetta un attimo però. Eh. Qualcos'altro invece? No, dici solo questo, dice. E eh, va bene. Buonasera Diego Dieguccio. Sai come duplicare le rune? Io ne c'è con bel po per salire di livello. In che senso duplicare le rune? Cioè intendi semplicemente come fare mare? O proprio... Perché non so, cosa vuol, non so cosa vuol dire duplicare le rune. Cioè non so cosa intendi con duplicare le rune. Io sono a livello 76. Eh, ma guardate che... Vabbè, ma va va va, qui è bellissimo. È bellissimo. Al tramonto. Spettacolo. Cioè, raga. Godiamoci questa scena. Con questo cielo cremisi. Ah, peccato per quel cevo lì che rompe un po'. Rompe un po'. Eh, però... Bello screenshottino. Io vedo gente che si passa le rune tra loro per salire di livello. Uh, sì, può essere, però vabbè. Ma non. Non so secondo me non è il caso di Guccio. Cioè. se vuoi livellare, gioca. Ammaz ammazzi i nemici, ammazzi i boss, farmi, fai le rune. Cioè. Non mi, personalmente non mi piace barare. Sicuramente ci sono dei modi per hackerare il gioco e per ottenere le rune. Oddio, forse anche in modo legit, eh? perché in questo gioco è possibile fare il trading tra giocatori, è possibile tradare. Quindi un giocatore. Non so se un giocatore può passare un altro le rune. Forse sì, forse un giocatore può direttamente passare un altro le rune. Però boh, ce n'è davvero bisogno. Io sinceramente consiglio. Il mio consiglio è quello di giocare. Cioè... Tanto più che io in questo gioco non ho mai sentito il bisogno di grindare. Cioè basta letteralmente giocare e giocando livelli. Questo. Oh albero madre, sommo albero madre. Prega la mecca. L'ordine aureo stesso indomito punta al cielo. Conferisci la tua guida al nostro Lord ancestrale, per rimettere ordine in questo mondo esausto. Mm. Qualcos'altro? No, si sì, ripete sempre. Messaggio: eh sì, grazie. Albero madre, è vero, preghiamo l'albero madre. Hail the great tree, the elden tree. No, mi spiace eluderti, Dieguccio, però. È un metodo che io non utilizzo, ecco. Poi ognuno può fare quello che vuole, ovviamente. Allora, dicevo lì c'è il falò. Andiamo al falò. O la grazia perduta, se preferite. Anche perché è sera, è eh, quasi notte, ci cioè facciamo un, un bel riposino Livello... no, non ancora Accelera il tempo fino al mattino Passiamo la notte da questo sarebbe il mattino Ah beh, è vero, con quest'alba dorata Legidità anziana E qui si va a Lendel, qui si va alla capitale, signori miei Questo chi è? Questo è Bok eh, Lì come i bocchi in salto, come si chiamava? Si, sì, i bocchi il salto è almeno da 100 ore che non lo vedo Al Altera Ma in realtà io non ho bisogno di alterare nulla Non ho bisogno di alterare nulla No, no No Grazie tutto a posto Ciao ciao Stammi bene Bok ah, Ecco Aiuto Porco bestia Bastardo Pezzo di merda Ecco Qua te ne affanculo Questo risale? Questo è letteralmente. Ah, ho capito. Questo è il ca... lo stesso cavaliere che mi ha massacrato prima. È un cavaliere di. No, non li vola in fa. Vabbè, io sono un cretino. Ok, questo è lo stesso cavaliere che, ma... che mi ha massacrato prima. Allora devo un po' allenarmi. Devo allenarmi a farli perché ho capito che questi. Eh, vabbè, poi io però sono un defice Ma perché ho. Dicevo, ho capito che a Landel. Questo è un cavaliere di Landel. Quindi ne troverò a bizzeffe di, di nemici così a Landel. Eh, questo tra l'altro sarà un bel problema per me, perché veramente io li soffro, questi nemici. Vabbè, questo sono riuscito a farlo perché ho a cavallo. Però se li affronto a piedato in un dungeon sono veramente dolori. La mia build soffre quel tipo di nemico, invece, se... ad esempio, i maghi lo fanno tranquillamente, perché lo colpiscono da lontano. Eh, sarà dura. Magari devo ipotizzare di cambiare build per la capitale. Perché, se nella capitale davvero i nemici sono tutti così. Campa cavallo che l'erba cresce, come si suol dire. Mi devo curare, tra l'altro. Allora, se proseguo di qua, cosa c'è? Un, un dungeon. Guarda quanti messaggi. Madonna, ho mai visto così tanti messaggi tutti assieme? Dove essere preoccupato? Vabbè, una trollata. Tutti che scrivono più avanti messaggio più avanti messaggio Ah, ma c'è anche qualcuno però No vabbè un. messaggio messaggio Vabbè va Niente, non riesco a colpirlo neanche È? Uh qui c'è gente Secondo qualche parte c'è anche il boss di questi schifosoni Questo è un mob che conoscono Avevo già ammazzati 100 di questi Nel game ce ne sono un botto vicino alle spiagge Non so cosa ci fanno qua che non siamo per niente vicino a una spiaggia Però vabbè questo è il tipico esempio di mob riciclato Però vabbè lo perdoniamo Ambra di luce stellare, non si vede una sega qua. Accendiamo un po' la lanternina. Ecco, almeno faccio un po' di luce quindi. Ah no, ma qui è finito. Niente, è un piccolo cieco. C'era solo un po' di loot e va bene. Plut Torniamo di là Comunque ragazzi Poi vi ricordo che la prossima settimana torna il salotto degli MMO ovviamente Credo già lunedì sera Anche se ho visto che lunedì sera gioca anche la Juve Però è mai per me Cioè tanto è mai il campionato è finito Sti cazzi la Juve quest'anno ha chiuso con zero titoli Quindi Per me il salotto si può anche fare lunedì Allora voglio solo parlare con la Leggidita Ho visto che qui c'è la Leggidita anziana Me la segna La mappa me la segna qua Voglio parlare con lei e poi Poi arrivo alla capitale a All'Eindel Beh comunque sono a buon punto tutto sommato Insomma la capitale comunque è una fase abbastanza avanzata del gioco Non, non sono ancora alla fine per carità però, però pian piano mi sto avvicinando ragazzi Intravedo il finale E sarò veramente lungo eh Tronze E fatti colpino Ok Dove ho la leggita Chi è quello? Un altro mob No dai L'attacco caricato non devi mancarlo È troppo importante Bene No questo Sì io ci sono già stato in quella chiesa. No, è tutto... Uh, ah, è la chiesa che c'è laggiù. Non lo so se ci sono... No. E eh no, non ci sono mai stato. Vabbè, pian piano esplorerò tutto. Bello eh, sempre bello Esteticamente Guardate che bei paesaggi, che bei panorami Lì c'è un'aquila, vabbè Ah, ecco la reggidita, bene Uh, e c'è anche un, un teletrasporto lì Allora, anzitutto sblocchiamo Chi è quello? Ah, è un mercante, bene Sono arrivati in un posto interessante C'è tanta roba qui Gran ponte sulla foresta. Uh, uh interessante. Parliamo con tutti: mm. vediamo se una cosa è interessante. Scudo a torre. Ricettario dell'apostolo del drago antico, sì, io le ricetta e li acquisto tutti. Madonna, già, ecco, già finito, mi servono. Messaggio contenente brevi informazioni sulle ombre dei demoni. Allora, ombre dei demoni, lo acquisto e me lo leggo anche. Si sì, scusa. Ma stai tranquillo, zio. Allora... Ecco, facci una bella musichetta. Che bello. Informazioni. Eh, no. No, ma, ma perché fa così cagare? Eh, ecco. Allora. Già mi sono dimenticato. Ombre dei demoni lui mi ha dato. Nulla è in grado di toccare le ombre dei demoni nel cimitero degli eroi. Solo la luce di Rosus può dargli forma. La luce di Rosus. Io non ce l'ho. Quindi, Quindi fin finché non la trovo la vedo duna. No scusate sono un po' raffreddato. Comunque. Adesso devo... Mi serve un po' di rune. Ascolta attentamente, sì è una bella musichetta, sono d'accordo. Un sollievo, un po' di sollievo ci sta in un gioco cupo come questo. Adesso ti acquisto la chiave, l'altro messaggio assassini invisibili. Eh questo è preoccupante. Scudo allo stemma rosso. Breccia. Prendiamo la breccia. Dado, sopra la veste dell'albero. Il problema di questo gioco è che non c'è un modo per vedere se uno scudo è più forte di quello. Vedete, io qui, qui dal mercante, io ho trovato degli oggetti, no? Ad esempio, questi scudi. E io non so se è più forte di quello che ho. Cioè, non c'è un comparison veloce. Devi andare nel tuo inventario, guardare le statistiche del tuo inventario. Cioè, veramente. No, tua di sta. In termini di quality of life devono assolutamente migliorarlo. E poi il fatto che ogni volta io devo selezionare che voglio le rune. Altrimenti lui... Mm. Lo so ragazzi, è lento, ma è... Elden Ring è... è così Elden Ring. Non è colpa mia. Bisogna prendere le rune e dirgli... Dai. Usan. Madonna, ecco, sono sbloccate fin troppe. Ne oh, there... acquisto tutte le, le, pie, le, le chiavi di pietra. Ad esempio, qual è la differenza tra questo e questo? Che è semplicemente il mio è più forte Quindi sti cazzi Tenta l'invasione del mondo di un altro giocatore No, non mi interessa Frecce, già ce le ho E allora basta, dai Adesso da lui ho comprato tutto Sì, va bene, ho capito Sono rimasto con una quantità di rune No, no Neanche tanto La leggidita E parliamo con la leggidita Sì E leggiamole di Mostra le Mani mm? Cosa vedi? Bene. Oh. zia, stai bene? T' ho a posto, zia. No, non sta molto bene. Sì, no, l'ho già, già letta letto, già letta ciao. Oh, e qui c'è. Cos'è? Trappola, eh. c'è un mercante, Sì ma fatta una brutta fine. Allora, soprattutto c'è quel teleport che sono molto curioso di vedere. Dove mi porta? Quindi, adesso lo proviamo. E poi di là, ah, e lì c'è un albero. Qual è l'albero? Questo, ah, di qua, certo. E come al solito, ci sarà un boss all'albero madre. Lì. Infatti lo vedo anche che si muove. Però lo faremo la prossima volta, questo boss. Secondo me il teleport mi conduce proprio, proprio lì. C'è un solo modo per saperlo. Aspetta, vediamo prima leggiamo il messaggio. Guarda magia. Altopiano di Altus. Uh, sono arrivato al mulino. Ah, cioè in pratica. Ah, sono arrivato all'altra parte del ponte. Così. Mi ricordo che prima mi parlavano di un mulino. Chi è? Cosa c'è? Ah, messaggi. Vabbè. Probabile E quello chi è? Non è un Questo non è un mob È un amico Ma è fascista Ragazzi fa saluto romano Cioè È un mob fascio No ma non volevo parlare Che cazzo Allora Fammi prendere Erlut. Eh sì, è proprio fascio. eh, Comunque, non vorrei dire, però. È un po' fascio. Va bene, cosa vuoi, amico? Ah, ma è, ah, è il brillante: è maschera d'oro. È di Ever Brilliant Gold Mask. È lui. L'ho riconosciuto all'intro. Di Ever Brilliant Gold Mask. E giustamente sta indicando l'albero madre. Qui c'è un botto di roba da esplorare. Oh, sto gioco ogni volta che credi di aver finito è incredibile quanta roba c'è, pazzesco. Se c'è un falò me lo prendo volentieri. Oh, e questo? Aiuto No, oh, no, questa non ha buone intenzioni Io sto cercando un falò Ratti un po' troppo cresciuti Pascolo del mulino a vento ovest Orco bestia Non c'è un falò qui Niente, torno la prossima volta, eh, poi tranquilli che arriverà anche la vostra ora, ma non è questo il giorno. l'altro allora, è quasi luna. Facciamo tre ore di streaming, poi direi che ci salutiamo. Sto gioco è una droga, comunque, una fottuta maledettissima droga, magari dentro il mulino? Falo ino dentro il mulino? No, non si può poi entrare dentro il mulino. Un mulino chiuso. Ma vabbè, un po' inutile, eh? un mulino chiuso. Non l'ho mai visto in vita mia. Qui c'è gente che ovviamente gli vuol fare la pelle, ma... E qui invece fanno la festa. Ma che bello. E qui la festa, signori. Cappuccio blu. Pantaloni Pantalo in omiglia. Ovviamente mi vogliono ammazzare. Ah, sono esplosi tutti. Spade gemelle da cavaliere. Ma sono dei kamikaze. Che scena assurda. Li ho fatti incazzare. Ecco. Erano così felici. Forse sono stato cattivo qua. Però non mi attaccavano, sembravano felici. E io le ho uccise tutte. Però non è che davano idea proprio... Polpo? Dove l'hai visto il polpo? Dicevo, dicevo, non è che avesse un'area proprio accogliente. Sembravano delle pazze fanatiche. Delle streghe. Gigante, ma dove l'hai visto il gigante? Boh È evidente che ci sono dei Mi mancano delle parti di un tassello Questo è evidente Non hai il diritto? Non hai il diritto, grazie Vabbè, insomma è evidente che Non ho il diritto, appunto Tornerò più avanti Tanto le tizie le Quindi, non bisogna farsi troppi problemi morali. Oh mio dio, che cosa ho fatto? Eh, niente, ragazzi. Questa è un'altra zona enorme. Ce la esploreremo con calma la prossima volta. Screenshotino dei mulini. Lì c'è l'Ender. Allora, io voglio, giusto, ultimissima cosa. Poi, davvero. Stacco. Voglio aggiungere l'endel giusto per sbloccare la mappa di Lendel. Vieni qua. Basta. Bene. Protezione dell'albero madre. E beh, questa è una roba grossa. Eh. La protezione dell'Elden tree. Scusate se è poco. Ah, eccolo il venerabile mascheratore. Proprio lui, the ever brilliant gold mask. Si può entrare qua? No, eh, eh. eh signora mia. Lo fate incazzare. Lo sto esplorando un po' a cazzo, lo ammetto. È che volevo trovare un falò, però. Niente, non ci sono falò qui. Sono arrivato al villaggio dei mulini. E eh, c'è il falò. E eh, c'è il falò, signore e signori. E queste ridono. Adesso che ho trovato il falò, torno lì. Dal tizio che suona. Perché qui ci si può buttare. Certo. Oh, Astrons. Guarda, pezzi di merda. Ecco. Freccia aurea. Ah. Bene. Qui? Qua bisogna, per... eh, qua bisogna fare un bel salto. Qua bisogna prendere la in-corsa. Proviamo. Easy. Non c'è niente qua. No. Magari c'è qualcosa lì però. No. Ai, eh. Uh, miracolo! Ancora vivo! Buonasera Fior Saetta. E qui poi ci sarà ovviamente il boss. Guarda che bella luce. Qui ci sarà il boss dell'albero madre, perché ad ogni albero è associato un boss. E dov'è? Ah, laggiù. Quanta cazzo di roba c'è in sta zona? Rovine dei Silvani, ecco, puoi. Eh dai, puoi Silvani. Cioè, in confronto, in confronto a questo gioco Skyrim è un giochino di quelli brevi. mi attaccano Bravi ragazzi. È caduto il nebione, tra l'altro qua. Vabbè, allora direi che questa zona possiamo lasciarla. Si vede una veramente una una sega. Andiamo qui, prendiamo il ponte e così arriviamo a e ci salutiamo. Anche se già adesso non c'è più nessuno, sono rimasto a streamare da solo. E eh vabbè vi capisco ragazzi. Però il gioco è bello, eh, quindi... E quindi io continuo a giocare Nel senso Ah ma qui io pensavo Di farla in fretta invece Questi sono tutti mob Chissà se si può Schippare Così proprio Evitare tutto Sì, potere si può Anche perché i mob sono abbastanza stupidi Quindi Ecco, questi sono più fo questi sono più forti invece. Però facendo zig zag si schippa senza problemi anche. Ah, e qui si può chiamare... Qui c è, c è, ah, qui c'è un boss. Madonna, due boss a cavallo. Porco Giuda. Ciao, 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 Non me l'aspettavo, lo ammetto. Ciao, eh. Ciao, 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 ciao. Io schippo anche questo, schippo tutto. Mi serve uno fin qua? Sì, che mi serve. Allora, ah devo... Allora, ah, piglia. Piglialo, 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 Ok, perfetto. Oh. A posto. Quanti, se... uh, quanti semi. E qui c'è sì. oh. la mappa di Leyndell Ebbene sì. La mappa di della capitale. Ci siamo, signori. Signore e signori: Leyndell capitale reale. E qui poi c'è l'albero. L'Elden Tree. Il vero albero madre. L'unico inimitabile albero madre. Bene Qui c'è un'altra legge leggidita Sì, insomma Vabbè ragazzi Allora la prossima volta continuiamo con Altus Qui c'è un, un botto di roba da esplorare qua E, e poi con, con la capitale La capitale so, so dagli altri ragazzi che l'hanno fatta Ad esempio il buon Asks che ha finito il gioco So che la capitale sarà molto impegnativa Molto lunga, complessa e impegnativa E vabbè ci proviamo ci lasciamo con questa bella immagine, comunque molto bello, dai. Io devo dire rimango sempre stupito alla bellezza dei panorami di questo gioco. Cioè, proprio una si vede una direzione, una Un'arte rara, una capacità artistica rara. Quindi niente, ragazzi, per quei pochi che sono rimasti a guardarmi fino a quest'ora infame. Io vi ringrazio per essere stati con me Plinius vi, vi saluta Faccio pure le moto Dov'è? L'anello Ecco Oh Così E ci diamo appuntamento la prossima volta E soprattutto ci vediamo Credo lunedì sera O martedì sera Con un nuovo salotto degli MMO Insieme al buon Zoe, ehm, Credo che sarà già lunedì sera Detto questo Per la conferma come al solito vi daremo la conferma sui social, quindi per qualsiasi cosa eh, niente, seguite i social di MMO.it. Torniamo a schermo intero così ci diamo la buonanotte. Eccoci. Allora, niente, vi ringrazio ancora per essere stati con me, vi ricordo di iscrivervi al canale, di follow arci, di abbonarvi per supportare il nostro lavoro, stendere il progetto di di mmo.it, tutte le solite cose che già sapete. Eh, grazie ancora per essere stati con me e a questo punto buon weekend, dato che domani è domenica e niente, state bene. Quindi ci vediamo e mi raccomando, e state sempre sintonizzati su mmo.it, connessi, aggiornati, massivi. Bella ragazzi e buonanotte. Grandi.